Buonasera a tutti, adesso mi dovreste sentire. Come va? Tutto bene innanzitutto? Ciao Gauss, ancora ciao, come stai, bello mio, tutto bene? Allora, oggi regà, molto tranquilli, molto nel chilling. Sinceramente avevo tanta voglia di fare una live presto comunque perché, non lo so, avevo proprio questa esigenza fisica, non me lo so spiegare neanche io, però avevo proprio voglia di fare una bella live e quindi niente. Si sente e si vede bene. Oh, che bello. Solo una cosa, avevo un dubbio. Ah, ok, perfetto. No, no, invece no, ho mantenuto le proporzioni. Allora, raga, vi giuro, questa è l'ultima volta che cambio che cambio la grafica di nuovo, cioè la qualità video, ma è perché, raga, sono fissatissimo io. Quindi avevo solo la paura che magari non si sentiva bene non si vedeva bene, diciamo, tutto il video, insomma. Allora, datemi un attimo che adesso si dovrebbe aprire la cattura di The Witcher, invece non si apre, ecco qua il primo problema tecnico, però giustamente se io non... Allora, se non faccio così, mi sa che mai lo vedremo The Witcher, ragazzi. Eccola. Allora, che cosa ho combinato? Per l'ennesima volta, per mantenere comunque quella che è una qualità veramente decente, perché veramente mi giuro mi urta il fatto che sgrani o roba del genere, raga, sono fissato io, sono fissato io. Mi chiedo scusa, però mi fa piacere dare quanto più possibile una qualità chiara, insomma, del video. Allora, intanto, nel mentre che sto sistemando un attimo qui il video, allora, ci eravamo lasciati l'ultima volta col buon Geralt che è stato assecondato comunque da una gatta morta. Madonna, ci sto mettendo una vita a rimpicciolirlo. Da una gatta morta di strega a cercare Ciri, insomma, e abbiamo combattuto per la prima volta a un avversario della caccia selvaggia, ovvero comunque, diciamo, gli antagonisti di questa nostra trama, insomma, che vogliono rompere a tutti i costi i coglioni e che vogliono trovare a tutti i costi la bellissima Cirilla. Madonna santissima mia, regà, perdonatemi. Allora, qua non so perché The Witcher fa sempre questo giochetto, non ho mai capito perché aggiunge sempre un bordo in più, questa cosa non mi è mai stata chiara, però adesso dovrebbe andar bene. Ok, come grafica penso possa andar bene, penso possa andar bene perché lo sto vedendo dallo schermo un attimo in anteprima, perché sono fissato, regà, chiedo ancora scusa, sono fissato io. Però aspetta, cioè, qua sotto si vede un pezzettino di video, non va bene, non va bene. Perché fa così? Se no devo disabilitare la schermata sotto per forza, la disabilito un attimo, dai. Facciamo così, la disabilitiamo un attimo, se no può dar fastidio, giustamente. Ok. Spero che si vede bene. Non so, perché io adesso ho notato che c'è stato un effettivo ridimensionamento della schermata, tipo vedo i bordi neri, non so perché. Quindi non lo so se effettivamente si vede bene, vedo tutti i bordi neri intorno. Mi auguro di no, magari entro un attimo da telefono e me ne rendo conto. Comunque, ritornando al recap, scusate, siamo arrivati praticamente a un punto in cui il folletto che si vuole mettere in contatto con Siriri, in poche parole, capisce che quel luogo è pericoloso. Intuendo appunto che ci può essere anche la caccia selvaggia che sta dando la caccia a Ciri. E quindi decidono di darsi un altro appuntamento in un altro luogo che a noi sfortunatamente non ci è dato sapere, in quanto ovviamente non siamo Siri, in quanto lui appunto fa, diciamo, cita un posto che loro comunque non conoscono, ovvero il posto, diciamo, del loro ultimo incontro fisico, insomma. Quindi è abbastanza difficile per il nostro The Witcher intuire quale sia questo posto. Ma addentriamoci nella trama e magari ecco il narratore che intanto ci intrattiene un attimo nel caricamento e ci fa un piccolo riassunto. Mentre cercava la strega con cui Ciri aveva discusso, Geralt incontrò una vecchia amica, che era Metz, che sarebbe la maga, appunto, la carta morta. Raccontò al Witcher di un mago mascherato e del suo nascondiglio, dove Ciri si era presumibilmente, appunto, si era recata. In realtà Ciri non aveva mai raggiunto il mago elfico, ma la caccia selvaggia sì. I cavalieri spettrali erano un passo davanti a Geralt, o almeno così sembrava. Geralt temette che fosse tutto perduto, finché Ciri non gli fornì, vabbè, penso appunto una mano, non ho capito. Mannaggia la miseria che sono lento a leggere, raga. Ok, ci siamo, raga, ci siamo. Che bello, raga, quando giochi con lo full HD. Mamma mia, raga, gli occhi miei mi stanno ringraziando in questo momento. Mi stanno un botto ringraziando. Mo vedo un attimo da telefono, raga, come si vede, scusatemi. Vi giuro che non tocco mai più le impostazioni grafiche, ve lo giuro. Solo che, raga, Rocket League ieri ho riguardato la live oggi al lavoro, raga, mi stavano bruciando gli occhi. Cioè, io...
ci tengo comunque a trovare sempre qualche spunto e quindi mi metto a rivedere anche a volte le live apposta per trovare comunque qualcosa di innovativo, qualcosa di carino da fare comunque, magari anche insieme. Un giorno, regà, vorrei organizzare qualcosa con tutti quanti voi, almeno così ci divertiamo tutti. E quindi niente, dai, più o meno, regà, si muove la visuale, penso che si vede bene. Devo vedere poi dopo, regà, off camera. Poi con calma off camera vedo. Comunque, giuro che l'ultima volta che tocco le impostazioni, se vanno bene non le tocco mai più. Quanto è vero Dio, non le tocco mai più. Allora, eravamo rimasti qui davanti. In poche parole, la nostra Keira, gli era stata promesso, insomma, gli era stato promesso, non so, un amuleto, non mi ricordo, qualcosa di specifico, insomma, che lei teneva molto a recuperare. A recuperare. Oh mio Dio, ma questa fluttua? Dottoressa? Four guardians, four flames standing proud in a No, casa è line. sbagliato. The first to light his fire dared not march on the end. The second beside the first played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their Ok, queen, raga, qua bisogna protected leggerlo with più volte, these secondo me, words. bisogna leggerlo più volte, se no altrimenti non si capisce, non si capisce nulla. Allora, dobbiamo accenderli in ordine, What was that quindi. inscription again? Four guardians, four flames In standing fila, il proud in primo ad a accendere il line. fuoco non ha raggiunto la The fine. first to light his fire dared not march on the end. The second beside the first played a woeful Suonava un lament. tristrame, quindi vuol dire che c'ha la The lira in third mano o kept qualcosa close to del his faithful genere. beast. Non arriva The alla fourth fine. marched Quindi vuol dire not che sta beside nel the first, mezzo. yet like the second played a tune. Ok, forse And è thus questo they qua nel stood o'er their mezzo. queen, lit up like a charm. Ok, poi. Wait. Something just happened. Behind that wall, a movement. Ok, forse stiamo facendo bene. Vediamo What un was that attimo. inscription again? Poi cosa diceva Four più? guardians, four flames standing proud in a line. The first to light his fire dared Non ha not raggiunto la march on the fine. end. Quindi secondo me sarà The quello di mezzo. second Secondo beside the accanto al primo first suonava un played a triste lamento. Il woeful terzo era lament. vicino alla sua bestia The fedele. third kept close to his faithful beast. Ok. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. Ok, raga. Penso che And abbiamo thus trovato they la quadra, stood raga. Abbiamo trovato la quadra. he slept beneath flick. Ragazzi, ragazzi. Questo è da 1000 IQ. No, non è vero. Non ci voleva un cazzo, raga. Effettivamente. Sono stato deficiente. Io addirittura ascoltarla più volte, però. Piuttosto che. Oh! Whose La grave is it? rondine, c'è la rondine. No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Ok, questo era l'oggetto che gli aveva promesso, insomma, l'elfo, perché appunto se aveva dato una mano, se dava una mano a Ciri a raggiungerlo, lui gli avrebbe dato questa lanterna, insomma. Ok, perfetto, ci siamo. Raccoglie appunti di un saggio. Vediamo un attimo, magari qualcosa della lore che magari possiamo approfondire. Ah, io mi sono dimenticato che qua abbiamo delle armature del cazzo proprio. Dobbiamo migliorarle queste qua. Aspetta, ma questa. No, fa schifo. Fa schifo pure questa. Ah, è vero, perché avevamo trovato la spada d'argento nuova secca nelle grotte. È vero, è vero, è vero. Allora, leggiamo un attimo. Ultime conclusioni sulla lampada. Le mie esperienze con la lampada magica confermano inequivocabilmente che usandola i centri attivi di energia che usandola i centri attivi di energia spirituale condensata entrano in contatto e possono comunicare parte degli ultimi ricordi di un soggetto. Ok. Tuttavia le spoglie di Lara Doran emettono soltanto energia spirituale inerte, nonostante la morte violenta che invece avrebbe dovuto potenziarla. Lara rimane in silenzio. A questo punto, per i miei scopi, non ha più senso continuare con le ricerche sulla lampada. Ok, in poche parole, questa lampada ti permette di sapere gli ultimi pensieri di una persona appunto defunta. Allora, vabbè, magari questo ci può essere utile per la trama, non lo so, magari una lampada la recupereremo noi, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Allora, vediamo, vediamo. Quindi questo l'abbiamo fatto. Pantaloni da cavallerizzo. Vediamo un po' se sono buoni. Sono buoni? Assolutamente. No, forse sì.
7 di armatura, però sono danneggiate dal fatto che sono logore. Quindi, vabbè, uno in più. Aspetterei, insomma, che i pantaloni si danneggino ulteriormente. E poi switcherei. Infatti sono quasi lì per lì, raga. Altre 3 botte mi sa che sono andati. Sono veramente andati. Allora, fatemi solo dire una cosa. Bolo a bolo, scusate. Allora, datemi un attimo. Allora, il microfono è on. Ok. L'audio del desktop. Ok, è chiuso. Perfect. Ok, ci siamo. Scusate un attimo la pausetta tattica. Allora, perfetto, ci siamo. Quindi qui la rondine l'abbiamo fatta, tutto a posto. A te abbiamo risolto i cazzi tuoi, mi fa piacere. Che cos'è qui? Aspetta, ma là si va da qualche parte? Là si va da qualche parte, o bimbi? Aspetta un attimo, qui ci si diverte, Ok. Che si va a fare qui? Ah! Ok, qui raga dobbiamo combattere... Ah, il golem. La trappola. Ok, abbiamo potenziato la trappola, raga. Abbiamo ottenuto pure anche un punto abilità, ottimo. Che lo useremo dopo il combattimento, facciamo così. Salviamo? Salviamo. Si sa mai, perché a volte so... Fai salvataggi di merda sto coso. Geralt, ma what the fuck, dude? Caccia la spada. Marimma. No, minchia, che sveglia che mi ha dato. Minchia, che saccagnata che mi ha dato. Una botta, la madonna. Via. Ah, ok, sei incazzato con lei. No. Cazzo, ho preso una bella botta, mo. Pure mo. Minchia, i superpoteri, bro. Morto. Ok. Raga, aspettate che ma dobbiamo riprendere anche il timing del gioco, perché cuore di golem, che è molto raro, polvere infusa, che è anche molto rara, essenza di mostro. Prendiamo tutto. Comunque, ok, è stato worth comunque venire qui. Qui c'è una cassetta, pietra runica, ok. C'è dell'altro, dottori? Solo questo? Ah, ci sono delle casse. Ah, buono, minerale d'argento lavorato. Questo lo possiamo utilizzare per fare le spade. Questo è ottimo. Schema, guanti, fiorini, va bene. Pietra runica, ok. Ok. Altro minerale d'argento, ottimo. E abbiamo sbancato un botto. Ok. C'è dell'altro? Porte ce ne sono? Ravicolo cieco. Ah, una porta c'è. Occhio. A volte, raga, con questo buio ci si perdono i dettagli, Infatti, raga, quasi quasi la caccia alla torcia, va? Qua dove siamo? Ah, altra. Bello. Qui si può utilizzare il potere? No, perché ha utilizzato questo potere? Deficiente. Ah, perché lui col soffio e la torcia è come se fa tipo lo sputo di fuoco, insomma. Non so se ci avete presente. Ma quanta roba! Ma stiamo scherzando? Porco. Mo qua che ci vorrebbe? Non si può spaccare? Siete seri? Sa di no. Non puoi attaccare questo bersaglio. No, la chiave attacca questo. Ma va, fanculo. Stacchiamo sta torcia del cazzo. Allora. Come si leva la torcia? Forse. Allora, così si leva la spada. No, così mangiamo. Così prendiamo l'altra spada. Così mi sembra che mangiamo ancora, sì. Oh, Maremma. Ah, R... Ma no, raga, sta scritto RB. Porchi troia. No, raga, non si spacca. Non so come devo fare. Proviamo con la spada. Perché, raga, mi sembra strano che si chiude così. Che poi qui in teoria dove abbiamo combattuto forse prima. No. Non so manco questa parte. Non penso di averla visitata sta parte.
Vabbè, facciamo la strada al contrario. Non so come fare. Non so proprio. Perché col segno, diciamo, dell'Axe, no, dell'Hard, a Hard, che non riusciamo comunque a smobilitare ste rocce. Con la spada abbiamo provato, manco va. Piuttosto che rovinarla, magari a botta di provare a dare a colpi, diciamo, la roccia, evitiamo, anche perché con la roccia si rovina un botto. Vabbè, ricarichiamo un altro il luogo di potere, sti cazzi, almeno ce l'abbiamo di nuovo resettato, anche se comunque ce l'avamo veramente tanto avanti, però va bene così. Trova un'uscita verso la superficie. Qual è il problema? Mazzi, la trovo io, qual è il problema? Cioè, scusa, eravamo arrivati. Dobbiamo girare di qua. Basta guardare la minimappa, che era altro, scusami. Ah, un'altra illusione, ok. Una barchettina. La si può utilizzare? Godo se la si può utilizzare. Godo un botto. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity Mi rega, questa mi sa proprio di gatta morta, mi sa, porca puttana. Proprio di quelle gattacce proprio che puzzano di lercio. Anche perché, raga, c'è sempre il pericolo che esce una zina di furia a questa, eh. Se mi guardate che sto guardando in basso è perché non è che sto guardando le puppe di questa, ma sto guardando un attimo la live prima di tutto, raga. Per capire un attimo se sgrana nei movimenti, però non sembra. Non sembra. A posto, a posto, a posto. Allora, direi che appartiene alla seconda categoria. E poi ho un favore da chiederti. Allora, verrai a trovarmi prima o poi? Ci proverò, ci proverò. Ci pensiamo su, ci pensiamo su. Noi, raga, abbiamo una missione importante da portare avanti, eh. Abbiamo una missione importante da portare avanti. Che grazie attraverso questa strega siamo riusciti a sapere che esistono altre streghe. E in teoria sono le stesse che hanno fatto del male. Come dire, alla moglie del barone. Malacqua? Ah, ok. Alla moglie del barone. E raga, dobbiamo sbloccare l'ultimo pezzo. Dobbiamo sapere che cazzo di fine ha fatto Siri. Dobbiamo saperlo. E il barone non ci ha voluto dire perché ha detto: tu finché non trovi mia moglie, non te dico un cazzo. Quindi, un attimo capì come Funonge. Oh mio Dio, raga, ma perché cazzo? Ok. Ok. Io se non ricordo male si possono utilizzare le barchette, eh? Sì, si possono utilizzare. Sium. Allora. A proposito, ma noi che abbiamo sbloccato altra roba. Aspetta un attimo, prima che ci facciamo tutti i giri della Madonna, aspettate. Allora, 14, ottimo. Anche se sembra un po' i fratelli del pisello così, però va bene lo stesso, dai. Ci garba, ci garba. Ok, guanti al 6, va bene, aumentiamo sempre di più la difesa. Raga, io voglio evitarli di mettere, voglio proprio evitare di metterli questi qua, al massimo li vendo, perché io non mi ricordo. Minchia, raga, se vendiamo tutti questi qua, prendiamo 1470 monete. Maremma. Cioè, la valuta è pari a quello del Pandoro della Ferragni. Allora. Kit di riparazione armatura per esperti. Ah, è buono. È buono, però non lo utilizzerei adesso. Non lo utilizzerei adesso anche perché, vabbè, l'armatura nostra è il 93. I pantaloni. Raga, al momento è meno uno il debuff, insomma. Sti cazzi, cioè. Se ci basiamo solo su quelli, stiamo a posto. Oddio, se posso mettere maschere, non me lo ricordavo sto fatto. Allora. Raga, tieni premuto. Esamina le tracce rimaste nel vento trova la moglie del barone. Raga, in teoria non le abbiamo trovate delle tracce. Sarebbe andare comunque dalle megere in questo caso. Missione disponibile. Io, raga, non lo so. Sì, effettivamente. Scusami, eh. Io non lo so se dobbiamo andare qua. Raga, immaginate se dobbiamo andare qua. Ed era questo, diciamo, per fare la missione. Immaginate, porco due. Io mi ricordo, raga, che nell'altro. Comunque, mi ricordo che nell'altro episodio avevo detto pure che avremmo fatto le missioni secondarie e tutto. Però, raga, mi voglio levare davanti al cazzo. Sta la storia. Sta
Lato del barone, perché veramente non se ne può più. È la parte, secondo me, più lenta del gioco sotto questo punto di vista. Oh, vediamo un attimo in fondo a quell'archetto che cazzo ci sta. Vai, che in realtà andiamo. È vero che non ci stanno i remi, però spigne. Quanto è bello comunque, raga, graficamente The Witcher è bellissimo. So che hanno fatto, vabbè, ovviamente tutta l'area texture di tutto, però cioè, è incredibile, raga. Passati ormai 8 anni. Sì, mi sembra, l'abbiamo detto l'altra volta, mi sembra 8 anni che era uscito The Witcher. È uscito nel 2016 o il 15. Comunque uno spettacolo. Ma che cazzo fai, Geralt? Allora, raga, qua sicuro un mostro ci spunta, raga. Sicuro come la morte, proprio. Sicuro proprio. Allora, qua c'è della roba. Però qui ho visto anche un corpo, che però non ha nulla, insomma, non ha nulla. Allora. Eccola, via, la sappiamo. La sappiamo la storia, la sappiamo. Oh, ma l'ha cerchiato! Gangi Bangi! Questa è una bomba, una Gangi Bangi, raga. Via. Ok. Oh, questa è una schivata da maestro, signori. Ok, sto spammando, raga, come un animale perché non so come. Via, schivata. Mai mi ha colpito qua, ma come ha fatto? Ok, schivato. Schivato! Raga, ma non lo sto colpendo, sbaglio. Oh! Raga, stiamo per morire, maremma cinghialotta. Vaffanculo. Saliva di mostro, buono. Raga, io dico buono semplicemente perché vedo che è giallo, appunto. Non c'è un perché preciso. Allora, ma questo c'ha una lettera. Se non mi sbaglio, questo barlume blu significa. Appunti sporchi di sangue, signori. Abbiamo una missione qui. Abbiamo una missione che potrebbe essere interessante. Però ce la conserviamo. Ma sì, dai, conserviamocela. Lo scrigno affondato. Secondo me c'è uno scrigno. Allora, ragazzi, se la missione è vicina, la facciamo al volo, al volo, al volo. Se non è. Eccola. Madonna, quante casse ci sono? Immergiti. Allora, immergiamoci. Ok. Ok, raga, tanti schemi. Buono così. Più che altro. Allora, poi qua sotto ce ne deve essere un'altra di cassa, però. Forse riusciamo a passarci per sotto. Sì, perché ci vedo attraverso. Ok. Due casse. Ottimo. Ottimo. Ho visto il materiale di. Ma qua stanno dei macelli. Stanno dei macellai di pesci. Stanno, tipo. Sono quelli che fanno un botto male. Tipo, che ti inseguono pure sulla terraferma. Per un bug. Cos'è questo? Una traccia. Sono graffi questi. Oh. Ah, no! Allora, questo me lo ricordo. Questo me lo ricordo. Allora, questo in teoria è il segno che significa che qui vicino ci sono degli schemi, o c'è proprio, se non mi sbaglio, proprio la corazza, la spada della scuola del lupo. Non lo so. Mo vediamo, regà. Mo vediamo col libro che abbiamo raccolto, con la missione che abbiamo raccolto. Se siamo capaci di trovarla. Ma, raga, minerale meteorico. Meteorio. Non so come cazzo si legge. Non so leggere stasera, come al solito. Allora. Dovrebbe essere strararo. Sì. Costa 25, questo costa 30. Già l'argento comunque è un buon materiale. Ci possiamo fare tante cose. Allora. Ma il libro? Where we put the fucking book? Mi sa che forse abbiamo già fatta la missione. Possibile? Lo scrigno affondato. Ok, segui la missione. Leggi gli appunti trovati. Zio, li vorrei leggere anche io, lo sai? Sai che li vorrei leggere anche io? Il problema è che non mi dà nessuna lettera nuova. Ah, forse è qui. Madonna, raga, ma io sono proprio cecato come a merda. Isoletta con rovine. Ci sono tracce di accampamento sull'isola. Devo tuffarmi tra le rovine sommerse. Si vede uno scrigno là in mezzo. Ok, raga, qua mi sa che ci dobbiamo appiccicare con i. Lo sapevo. Raga. Mori, raga, là sotto ci andiamo ad ammazzare con i cosi. Lo so già. Il problema è che non so se sott'acqua possiamo.
Raga, questi ci fanno a fell. Ci fanno a fell, raga, sono livello 10 questi. Questi ci fanno proprio a fettine, ci fanno. Quindi zitti zitti, quatti quatti. C'era un altro scrigno forse, no? Lo scrigno, raga, dove sta? Sta proprio dove stanno loro, raga. Sta proprio dove stanno loro. Non so come fare. Io non so se funzionano i segni. No, non funzionano. Oddio, ho fatto la capriola in acqua. Se li tiriamo fuori dall'acqua. Raga, ma questi sono livello 10. Porco 2, porco. Emergiamo un attimo. Perché ho paura che questi qua, raga. Allora, se questi escono, siamo a cavallo. Se non escono, raga, dobbiamo combattere in acqua, sono cazzi. Quindi ce la dobbiamo giocare a stealth. Forse ce la facciamo, raga. Forse. Shh, silenzio, silenzio, silenzio. Forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Oh, signori, che abbiamo trovato. Saliamo rapidi, rapidi. Via, 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 via. No, 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 no. Non mi prendete, non mi prendete, raga. Sono più veloce io, sono più veloce io. Sono più veloce io, sono più veloce io. Non mi prendete, non mi prendete. Sono più veloce io, sono più veloce io. Sono più veloce io, signori. Ciao, buffo. Come stai, Chicco? Mi sei mancato. Mi sei mancato, Chicco. Mi sei mancato veramente un botto. Non ti sei fatto né sentire né vedere più. Ci sono rimasto un botto male. Secondo me è grazie a te che siamo riusciti a trovare. Oh, ma che goduria di arma, signori. Ma che spada d'argento abbiamo trovato, signori. Che spada d'argento abbiamo trovato. Questo è tutto merito del culo che abbiamo con Buffo, signori. Grazie a Buffo, signori. Devo dire grazie a Buffo. Allora, raga, niente. Mo, raga, il primo fabbro che si trova, non so se si possono potenziare pure le armi. Meno male che sono venuto allora. Sì, assolutamente. Oh, com'è andato Capodanno? Sei divertito? Tutto bene, meno, tranquillissimo. Un Capodanno molto chill, tranquillo. Te invece? Com'è andato? Com'è andato questo Capodanno? Com'è andato questo fine dell'anno? Tante soddisfazioni, vero? Ma sì, tutti bene, 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 mi fa piacere. Allora, quindi niente, qua abbiamo trovato, grazie al buon Buffo, signori, che ancora lo ringrazio. Devo farmi anche le soundboard, ho deciso. Così posso farvi anche gli applausi quando fate qualcosa di buono. Mi date i consigli giusti, magari. Buffo, ma tu stai ancora giocando a... C'era Gabri che non smetteva più di bere. Ma zino, mi dica sboccato poi. Un pazzo. Nah. Raga, ma poi tra l'altro... Raga, mi raccomando... No, ok, ok. No, infatti, non bevete tanto, mi raccomando. Non bevete tanto, Che poi state male. E quindi niente. Andiamo a riparare quest'arma, regà, si vola. Andiamo a riparare quest'arma e si vola. Io ho bevuto 2 bicchierini di vino e buona. Vabbè, ci sta. Guarda che anche il vino c'ha il suo perché, Tu scherzi. Anche i più temerari a volte temono il vino. Però dipende, occhio, Vino rosso o vino bianco? Allora, qua abbiamo fatto quello che tutti i cazzi nostri li abbiamo fatti. Ma dobbiamo solo trovare una specie di... di viaggio rapido. No, seicciovia. E ci siamo. Allora, prendi il timone. Ah, rosso, il rosso sale, il rosso sale che è una bellezza, il rosso è una goduria. Con il rosso si sale molto molto bene, insomma. Ti fa stare nel chilling più totale, anche con 2 bicchierini, quindi ci sta, sì, ci sta. Firmati, inverti. Ok, invertiamo la barca. Cioè, raga, ma guardate il nostro The Witcher cosa è capace di fare. Di fare anche la retromarcia e di far piegare il vento a suo favore, raga. Ma spettacolo. Spettacolare. Allora. Mo, raga, dobbiamo trovare solo... posto per il viaggio rapido. Perché più che altro, raga, sono incuriosito dalla missione che sta qua su. Sono molto incuriosito. E non vorrei che è proprio la missione della... della moglie del barone. Il problema è che qua, raga, i viaggi rapidi non ne vedo. Scusa, ma se io clicco qui,
lo fa il viaggio. Con che fisica? Buon Fabio. Fabio Len è tornato, signori. Il vostro moderatore preferito. Oddio, stava affondando la barca. Il vostro moderatore preferito, signori, è tornato. È tornato solo per voi, ragazzi. Sentiva la vostra mancanza. Che stai facendo, Fabiolone? Stai lavorando? Allora. Raga, vorrei andare lì. Sì, vorrei andare lì. Ok. No, sono a casa. Allora, dottore, ma gli chiedo scusa. Stasera, torneino. Se ce la faccio, torneino. Cosa ne dice? Un torneo fast? Ce lo vogliamo sparare? Il buon... Mi sente il dottor Vincenzo? Che magari organizziamo? Che sicuramente penso che non riceve stasera. Mappa del mondo. Allora, ma mettiamo l'indicazione che dobbiamo andare qua. E capiamo. Ah, però dobbiamo attraversare questa città? Mi sa di sì. Non so se ci possiamo arrivare là. Adesso lo scopriremo. Lo scopriremo solo vivendo. Prima io qua ci sono altro, ragazzi. Forse c'ho anche il visin cattivo, sapete? Lo devo levare. No, questo è il ray tracing. Però insomma, se io adesso metto il DLSS, vediamo un attimo come si vede. Sono curioso. Lo scudo del movimento a me non piace. Sono curioso. Madonna mia, mi si stanno a cieca gli occhi. Forse devo abbassare la nitidezza. Se abbasso la nitidezza però è GGVP, Se abbasso la nitidezza è GGVP. Postazioni gioco. Postazioni grafiche. Definizione bassa. Forse GGVP, Sì, forse GGVP. Ok. LOL, mi sembra la cosa più importante. Schermo. Ok, non c'è la sincronizzazione verticale. C'è la generazione dei fotogrammi. Ok, 1920. A po'. A posto così. Raga, schippiamo gli avversari perché sinceramente non c'ho proprio cazzi. Via. Ah, questa è la terra, ulala, sì. Che qua hanno fatto una battaglia. Se non mi sbaglio qui si fa anche una quest, non mi ricordo. Se non mi sbaglio, sì. Minchia, voglia, sì. Allora, però dipende... No! Morto rutile, raga. Buffo, mannaggia a te, l'hai distratto! È morta Rouge. È resuscitata dalle acque. Proprio lei è resuscitata. Godo. Che stavo dicendo? Oh mammina. Sì, però ricorda, io sabato e domenica posso. Il venerdì ovviamente non posso. È tornato, tranquillo. È risorto dalle acque, insomma. Questo è il cavallo di Poseidone. È risorto dalle acque. Incredibile. Comunque sì, se proprio ci organizziamo il sabato e la domenica c'è sto un botto. Magari ci andiamo a fare... Oh, un bandito, raga, a questo punto sfidiamoli, via. Ma dove vai? Che te smonto. Ok. No, cazzo, con la mazza mi ha fatto male. Via. E uno l'abbiamo fatto. Poi, il secondo ce lo felliamo. No, l'avevo schivato. Guardate il timing. Ma come l'ha sbudellato bene. Pesce, bottiglia vuota. Mazza, ok. Via, acceso. Cotone, unguento. Allora, adesso possiamo tornare a fare quello che dovevamo fare.
Ma non so, c'era qualche cassa, raga, perché effettivamente stavano dei banditi qua così a cazzo di cane, ma almeno una cassa per ricompensa per averli battuti. Ma dovreste da. Mica cassa di merda se quella. Vabbè, no, non ce lamentiamo, non ce lamentiamo, dai, non ce lamentiamo, tanto erano scarsi alla fine della fiera. Li abbiamo lootati pure, ci sono presi pure le armi, dai, dai, va bene così, dai. Ci sta, è durato pochissimo il combattimento. Non ci siamo persi... Noi ci siamo persi un bel po' di volte perché ci dividevamo e io e Gabri non sapevamo muoverci e dovevamo continuare a chiedere alla gente dove andare. Mi, raga, ma avete il cellulare, siete più giovani di me, avete il cellulare, cazzo. Orribile esperienza, ma va tranquillo. Tranquillo, che guarda che Milano non è difficile, cioè io non dico che l'ho imparato a memoria, però ormai mi so orientare, cioè mi riesco a rendere conto dove sono più o meno e tornare magari sulle strade che conosco. Quello sì, vabbè, ma io ci sto anche da un annetto e mezzo, ci sa che magari voi non la conoscete tanto bene. Però avete il cellulare, raga, io capisco tutto, ma avete il cellulare. Oh, raga, scusate, ma mi sono sdraiato, sto più comodo. Veramente, sono molto più comodo. Oh, ma aspetta, un venditore qua, cosa vendi? Cosa vende? Mi scusi, buon uomo? Buon uomo, mi scusi, ma lei cosa vende? Ma lei cosa vende? Cosa? Che c'è? Allora, mostrami le tue merci, dottore. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Noi possiamo vendere tranquillamente questa. Ah, possiamo venderla. Ma no, Semi, ma che morto di fame che sei. Paga un po' di più. Non c'è niente che potrebbe interessarmi. Pantaloni da cercatore, stivali da cercatore. Ah, c'è il set del cercatore lui. Sì. Allora, aspetta che devo allargare un po' la chat, perché effettivamente mi sono arrivati un botto di messaggi uno dopo l'altro e me li sono persi forse alcuni. Fabio ha scritto, ah ok, mi sono perso Fabio che aveva scritto di vedere se Vincenzo lo fa. Scusami Fabietto, me l'ero perso questo messaggio. Scusa. Adesso parlo un po' come Zomanotti. Allora, come cazzo devo fare a allargare un po'? Vista sta opzione del cazzo, regala abbonamento per l'amor di Dio. Un giorno lo farò assolutamente, inizierò a regalare un po' di abbonamenti, però porca puttana. Riesco a tenere la chat abbastanza aperta. Riesco a leggere solo gli ultimi messaggi, vaffanculo. Allora. Quindi vabbè, questo praticamente 27 del cercatore, ma io non so manco, 22 armatura, 24 armatura, 18. È forse più forte delle armature che abbiamo noi comunque. Se vendiamo questi, 58, 45... Quanto possiamo... minchia, raga, però non siamo quasi arrivati col peso, dobbiamo vendere qualcosa, siamo quasi arrivati. Raga, vendiamo queste qua che magari non valgono magari veramente un cazzo di niente. Facciamo così, questa... Questa, minchia, fa cagare al cazzo proprio questa. Meno male che è di skill e c'è sta spada. Vabbè, forse perché c'ha il debuff che è arrugginita, tipo. Per questo l'hanno... Cioè, un item apposito che è così. Una sella la possiamo pure vendere tranquillamente. Anche perché non mi ricordo se quell'altra c'è. L'abbiamo. Cioè, se quell'altra. Quell'altra è diversa. Questo, ragazzi, posso fare veramente qualcosa di carino. Ce ne abbiamo due, ce ne abbiamo. È ottimo. Senza di mostro non so cosa ci possiamo fare. Però dice che è una reliquia. Non lo so, magari ha un drop molto raro. Comunque vado a prepararmi che è un compleanno. Ci sentiamo magari quando torno se sei in live. Vai tranquillo, Chicco, anzi buona serata e divertiti. Buon compleanno e auguri appunto al festeggiato. Augurissimi. Grazie per essere passato, amo, un bacetto. Ciao Chicco, pure tu divertiti. Allora, intanto mi sa che dobbiamo, raga, dobbiamo vendere altro. Dobbiamo vendere dell'altro, dobbiamo vendere per forza. Allora, questo sono meno 5, magari la possiamo vendere questa. Vediamo questo. Vendiamo questo. E questo, 26. Vabbè, dai, ce l'abbiamo lo spazio. Basta. Ci stiamo svendendo. Aspetta, non ho visto se ha delle carte, però, scusami. Ha delle carte, dottore? Dai, che io sono un giocatore agguerrito proprio, ti prego. Non ce ne ho. Vabbè. Oh, comunque, nonostante il DLSS, raga, si vede bene. Si vede bene, veramente. Insomma, se io invece lo levo, che succede se invece lo levo? Raga, sono smanettone sotto questo punto di vista. Sono un botto smanettone. Allora. Perché
si vede così de merda? Scusatemi. Si vede de merda proprio. Forse mettere alta? Madonna, se si vede male. Leviamo tutto. Ah, ecco. Ok. Oh, nonostante tutto, raga, senza DLSS comunque va benissimo la scheda. Oh, raga, stiamo giocando in estrema. Stiamo giocando in estrema su un gioco che non era ottimizzato per queste texture qua, cioè comunque tanta roba. Uno non si può lamentare. 87 passi, siamo vicini alla missione, raga. Siamo molto vicini. John Verdon, remember? He saved me from the drowners. Ah, sì, sì. Now, why? My purse is bursting. Mm-hmm. With coin that belonged to the refugees. Vengeance tastes sweet. I thought you'd come for your reward. I'll gladly pay, mind you. You saved my life, no two ways about it. Ah, è vero, lui aveva disertato, raga, aveva disertato lui. Well, you'll find it. Beh, sta a fa un po' lo stronzo. Noi soldi, raga, ce li prendiamo lo stesso. Cioè. Ma che dovete fare? Ma che dovete uccidere? Partitele proprio da. L'ho ucciso. Via. Allora. Poi. Oh, hai preso il colpo. Devi stare zitto e fermo. È muto. Maremma. Quanto va agitate, pezzacci di merda. Non siete capaci neanche a combattere. È rotto, tre quarti di coglioni. Ok. Ok, forse raga. Ok. Fanculo. Oh, raga, questo non si sfonda, è incredibile. Madu! Madu, raga, chiamate subito l'INPS. Qua ci vuole la pensione apposta. Qua ci vuole la pensione apposta, raga. Mo mi dai pure il borsino pieno di monete. Pezzaccio de merda. Dove sei? Ma che borsino? Scusi, ma dove sta sto borsello? Scusi. Cioè, guarda questo che cazzo ha combinato. Minchia, l'ho lasciato pure vivere. Cioè, comunque non regalo nella missione della signora. Ci siamo fatti una missione secondaria. Pazienza. Amen. Ma il borsellino con le monete, dottore? Dov'è? Dov'è? Esamina. Lettera di Tobin. Cara mamma, finora tutto bene. Manca ancora parecchio prima di arrivare in città. Ma appena ci metterò piede, ti spedirò questa lettera e inizierò a scriverne un'altra. Tu e papà mi mancate tanto. Sono stato molto attento con il denaro che mi hai dato e non ho speso quasi nulla. Appena troverò il lavoro, metterò da parte qualcosa ogni settimana e ti invierò i miei risparmi con me. Ma che bravo figliolo. Di a Yolanda che l'amo tanto e che presto le chiederò di raggiungermi per diventare mia moglie. Ma bello, se voleva pure sposare. Ho parlato con un temeriano. Che mi ha detto che ci sono più mercanti in città che formiche nei boschi e che gli scribi sono molto richiesti. Spero che sia vero. Tuo, Tobin. Gratta la pancia, affido da parte mia. Oh, bellino. Mi sa che era questo Tobin, povero Cristo. Mi sa che era lui. Ho capito, però, chicco mio, cioè, nel senso. Non era lui Tobin, vero? Non era lui Tobin, no. Non era lui Tobin. Oddio. Raga, ma sto borsellino di monete dove cazzo sta? Raga, mi sono acchiappato al culo. Mi sono dovuto mangiare le monete zitte e muti. Cioè, dove le cacciava poi queste monete? Al bucio di culo. Poi, questo ha parlato dei soldi, ma dove le ha messi questi soldi? Boh. Andiamo a vedere il fatto delle megere. Vediamo se c'è una missione delle megere, raga. Affari di famiglia. Le signore del bosco. Allora, eccola qua. Eccola qua la missione. Dov'è? Dov'è?
Mappa del mondo. Minchia, sud, bro. Madonna mia, che viaggio ci dobbiamo fare. Porca puttana. Mi è una città questa? È enorme, non me la ricordavo. Cazzo di città, eh? E allora, dove ci conviene arrivare, raga? Allora, alla terra del crocevia sicuramente no. Ci conviene che arriviamo prima. Forse al nido del corvo? Mi sa di sì. Impossibile, rapido. Da qui di cercare un crocevia per viaggiare. Ma va, fa un culo, te. Tua madre in puttanita, incallita. Do cazzo trovo un cazzo di crocevia. Porca puttana, mannaggia a me che non mi faccio mai di cazzi mia. Tra l'altro, regà, non me la dà manco. Aspetta, forse perché non l'ho pingata. Forse per questo non mi dà il GPS. No, eccola là, ecco perché. Posizione punto di via, vediamo. No, regà, non c'è da... No, non ce lo dà. Non ce lo vuole dare. Quindi, boh, non lo so. Mi, regà, ma qua il cavallo ci affonda. La spada, ok. Ah, ma qua c'è qualcosa. E ci sono anche i mostri, sicuro. Chiave del tesoro, la pipa. Aspetta, che noi qua ci divertiamo. Inventario, vediamo un attimo. Beh, queste spade fanno tutte cacarcà. Cacarcà, cacarcà, a po'. Tutte cacarcazzo. Allora, vediamo. Lascia la missione, andiamo. No, forse mi mettere caccia al tesoro. Geralt, non so se è un esperto di epistola. Mi aveva insegnato una verità fondamentale. Sui cadaveri si trovano lettere interessanti. Per questo si dedicò alla lettura di una missiva trovata sul corpo nel quale si era imbattuto durante uno dei suoi viaggi. Ok, penso sia questa. Sì, è questa. Mado! Capito, ok. Ok. Ih, come li fello i mostri, raga, con sta spada. Nonostante danneggiata, raga, ma è uno spettacolo. Ok? Minchia, raga, ma questi mi sciottano comunque, eh. Ucciso. Madonna, raga, ma loro mi stanno ammazzando. Ok, fellato. Allora, ci manca lui. Ok. Chi c'è rimasto più? Oh, signori. No, 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 no. No. Cazzo, cazzo. Raga, questi necker mi hanno rotto i coglioni. Acrobati di sta grandissima ceppa di minchia. Porca puttena. Ma mi sa che tra l'altro, raga, noi abbiamo una bella armatura pesante, lo sapete? Ma devo controllare. E se abbiamo un'armatura pesante si spiegano tantissime cose. Si spiegano veramente tante tante cose. Figa, no. Non mi puoi far ripartire da qui. Non puoi farmi ripartire da qui. Porca puttana. Vabbè, vabbè. Contiamo prima che questa mece muore un'altra volta. Io non voglio che muoia di nuovo. Minchia, ma qua c'è proprio l'erba qua sotto.
Comunque, raga, effettivamente col DLSS, ragazzi, si notano tante differenze. Da questo punto di vista è vero, comunque. Cioè, Nvidia ha fatto un dio di lavoro assurdo. Infatti, se io adesso guarda, se io vado a mettere postazioni videografiche e vado a mettere l'anti-aliasing, vado a mettere quello di DLSS. Il DLSS. Cioè, spettacolo. No, bassa. Raga, non cambia un cazzo. A tratti si vede anche meglio, raga. Ed è anche più fluido. Cioè, non cambia un cazzo, raga. Cioè, hanno fatto un lavoro della madonna comunque con l'Nvidia. Allora, sappiamo che la missione è qui, quindi, raga, senza manco che ci inciuschiamo, andiamo a combattere questi mosciucetti. Diamo la spada d'argento e si vola. Ok, il necker brutto ce lo siamo dato dai coglioni. Wow! Mi raga, è un casino così però. Ci siamo... Oh! Me ne mancava uno al conteggio, Me ne mancava uno al conteggio, raga, me ne mancava. Ok, raga, tanti buoni mutageni, ottimo, ottimo, ottimo. Ottimo, raga, questi ci servono tutti, ci servono tutti. Sono ottimi. Mi sa che possiamo già fare forse un altro potenziamento. Aspettate, mi sa che lo possiamo fare. Sì. Raga, ce ne manca un altro. Possiamo avere il mutagene blu maggiore e ci permette di potenziare ancora di più i nostri segni. Quindi cioè, top, si vola. Mi però che effetti di merda, 2% solo. Figa. Vabbè, effettivamente su di... vabbè, però su 10 colpi il 20%, cioè non è tanto. Allora, adesso dobbiamo mettere la missione, perché sennò regà col cazzo al quadrato che troveremo la... Ah no, già c'è la missione. Figa. Leggi la lettera trovata. Ok. Mi sembra giusto. La leggiamo, l'abbiamo letta. Vabbè, raga, questo povero Cristo in poche parole è stato mandato a morire ammazzato, in poche parole. Che doveva, tipo, non so, doveva... Allora, questo è rosso. Che cazzo significa che è rosso? Asta del sangue. Raga, mi sta sfuggendo qualcosa. Allora, questo è il sangue per terra. Queste sono delle manate. Ah, ecco. Raga, niente di che. Niente di che proprio. Raga, potevo pure risparmiare sta. Ah! Minchia quanto vale. Botta l'hanno fatto fuori. Porca. Ok, abbiamo fatto la missione. E allora, adesso dobbiamo tornare alla nostra missione principale. Arriviamo lì, raga. Arriviamo lì. E niente. Cerchiamo un attimo di capire. Affari di famiglia. Le signore del bosco. Raga, per me quelle sanno qualcosa. Comunque, sanno qualcosa della moglie di Ciccio Pasticcio, ve lo dico io. Ne sanno necessariamente qualcosa. Allora, posiziono il punto di via. Ma mi sa che forse non posso raggiungere quel posto. Ah, che poi, raga, in tutto questo abbiamo ancora da fare il potenziamento del personaggio. Ancora non l'abbiamo fatto, raga. Dobbiamo farlo. Allora, vediamo un attimo. Mi raga, ci manca sempre questo cazzo di estratto di veleno. Porca puttana, non so come farlo. Allora, missioni, personaggio. Andiamo a potenziare. Raga, abbiamo addirittura due potenziamenti? Addirittura? Io direi... A sto punto...
Grazie mille per il follow, Calamida. Grazie mille. Cosa mi racconti, caro? The Punisher. Lo sai che lo devo vedere quello? Lo devo ancora vedere. Non l'ho ancora visto, cazzo. Allora, non so, raga, cosa vogliamo potenziare. Vogliamo potenziare memoria muscolare. Che mi racconti, Calamida? Cosa mi racconti di bello? Noi qua stiamo cercando di capire un attimo come dobbiamo fare. Se potenziare la memoria muscolare, quindi aumentare sempre l'attacco rapido, che alla fine è quello che spammiamo praticamente, perché qua spammiamo. Ciao, ciao, bello, come va? Ah, ho visto che c'è Prime, ti dico questo. Allora, se ti va, Prime, la sub con Prime è gratuita, quindi se mi fai la sub ti ringrazio veramente. Spero che ti piaccia almeno quello che sto portando. Tu hai mai giocato a The Witcher, Calamita? Memoria muscolare, non so se potenziarlo. Cioè, aumenta del 30% i danni degli attacchi rapidi. Acquisizione dei punti adrenalina più il 3%. Non lo so, non lo so, raga, non lo so. Perché poi in alternativa dobbiamo o potenziamo ulteriormente invece il segno Igni, che addirittura generazione del vigore più 1 al secondo. Ah, ci aumenta anche la generazione del vigore. Però abbiamo anche il bonus del 14% dal mutagene. Però stavo pensando, no, ragazzi, ci servono tutte queste abilità. Quindi allora facciamo così. Una la potenziamo sicuramente, che è questa. Potenziamo quella della memoria muscolare. Poi a livello 6 andiamo avanti, potenziamo il resto. E allora, fondi corazze potrebbe essere la cosa ideale. Potrebbe essere la cosa ideale, forse. Non lo so, raga, non lo so. Cioè, andiamo a potenziare questa. Perché io, da quello che ho capito, non si può potenziare tipo questa qua. È anche inutile che la potenziamo, raga, effettivamente. Cioè, servirebbe un cazzo se la potenziamo. Tanto vale, a questo punto facciamo così. Potenziamo fondi corazze. E niente, ci prendiamo comunque un bel boost su questa abilità. Che tanto comunque, raga, con il segno del fuoco è quella che dovremmo utilizzare di più. Mi dispiace, questo mese già l'ho usato, ma va tranquillo. Anzi, comunque, la tua presenza mi fa più che piacere, assolutamente. Cioè, nel senso, quella è la cosa più importante. Spero che, anzi, se ti piace quello che porto, mi può fare solo che piacere. Sì, ho più o meno 70 ore su The Witcher. Minchia, perfetto, a posto. Quindi abbiamo un adepto. Allora, ti dico, io non gioco The Witcher che sono ormai 6 anni. L'ultima volta l'ho giocato praticamente quando stavo in quinto superiore, per farti capire. Quindi sono ormai quasi 6 anni. Quindi per me è solamente un, come dire, rigiocarlo senza neanche avere quasi ricordo, insomma, del gioco di per sé. Mi ricordo qualcosa, ma veramente a sprazzi, proprio a sprazzissimi. Quindi niente, ragazzi, secondo me possiamo fare un attimo così, possiamo fare. E poi abbiamo il potenziamento. Niente, raga, va bene così per il momento, va bene così. Aspettiamo di trovare altri mutageni blu, raga, e siamo a cavallo. Se arriviamo al livello 6, siamo a posto. Siamo a posto perché incominciamo anche a sbloccare il ramo, quello a destra. Cioè, sarebbe questo qua. Incominciamo a sbloccare anche questo qua a destra e si vola. Cioè, incominciamo veramente a divertirci poi, perché poi possiamo sbloccare anche più potenziamenti. Abbiamo, se non mi sbaglio, abbiamo nella caldera nostra, abbiamo già... un altro potenziamento bello pronto, un altro mutagene bello pronto, se non mi sbaglio, è questo della... no, la vitalità, però, raga, cazzo, me ne faccio la vitalità. Cioè... Ma scusatemi, aspetta un attimo, ma se levo questo... Ma io già posso fare allora... Aspetta, posso già sbloccare... Il mutagene blu maggiore, lo posso già sbloccare. Volo! Sium! Sium! Allora... Ok, 20%. Quindi, raga, immaginate, quando noi andiamo a mettere più abilità relative a quel colore, si potenziano ancora di più, l'intensità del segno aumenta sempre di più. Cioè, raga, è fortissimo. In teoria, se così raddoppia, cioè no, è arrivato al 20%, poi arriva forse al 30% e poi al 40% se andiamo a mettere altre due abilità. Dovrebbe essere così. Anzi, Calamità, correggimi se sbaglio, che magari forse tu ti ricordi sicuramente meglio di me, forse. Andiamo, via. E quindi niente, raga, mo speriamo che sto viaggio non lo facciamo a vuoto. Cioè, mi auguro che almeno qui ha un senso, perché... È stato solo...
Perché, raga, più che altro non so veramente dove sbattere con la testa per trovare la missione, diciamo, per andare a fare la missione quella della moglie del barone. Cioè, non so effettivamente come fare, perché, boh. Cioè, al massimo devo riguardare la live, raga, di quando abbiamo finito la missione delle indagini, insomma, delle prime indagini che abbiamo capito che hanno attaccato. Oh, aspetta, aspetta, che possiamo utilizzare il viaggio rapido, forse, eh? Ma sai che forse non ci conviene che utilizziamo, che continuiamo così? Sì, se no allunghiamo il passo, effettivamente. No, no, continuiamo così, continuiamo così. Allora. No, ma sai che durerà le palle, poi? Restare tutto il tempo sul cavallo, porca puttana. Minchia. Cioè, quando lui, secondo me, scende da cavallo, rega a cosce aperte, proprio. A coscioni aperti. Orco, raga, quelli sono troppo forti, raga, troppo forti. Livello 14, raga, ci aprono il culo, proprio ce lo fanno a due. No, 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 no. What the fuck? Ma che cazzo? Let's go! Ok, raga, mancano 605 passi e finalmente siamo arrivati. E le palle ormai del nostro Geralt non ce la fanno più. Meno male che non gli servono comunque per fare figli, perché tanto comunque non li può fare. Che sono erano cazzi. Ah, mo il cavallo va da solo. Già sulla strada? Ah, ma quindi io se metto il ping verde va da solo allora il cavallo? Cioè, fa come su Red Dead Redemption. Che poi, raga, Red Dead Redemption, raga, è un altro giocone da portare. Ma vaffanculo. Pippe de merda. Lo prendo pure a cazzotti, cazzo me ne importa. Raga, devo rimettere il fatto dell'estrazione automatica della spada. Minchia, raga, madò, ma come li tritura lui? Li tritura proprio. Ste carne da macello proprio. Mi sa che, raga, mo ci appesantiamo un botto, però. Volete vedere? Sì, ci stiamo appesantendo. Uffi, che palle, non c'è mai un cazzo di loot. Porca puttana maledetta. Allora. Per un chilo, madonna, per un chilo. Raga, ce l'abbiamo la cosa più merdosa che abbiamo nell'inventario, per forza. Allora, ordina oggetti, magari li ordiniamo per prezzo. Ok, quello meno caro, raga, ce lo leviamo dai coglioni. Che schifo, mi vergogno pure a portarlo in giro. Spada di veleno arrugginita pure, la leviamo dai coglioni. Già ce lo ci siamo alleggeriti, a posto, si vuole. Aspetta, però qua c'è un cadavere che non ho... Ah, ok. Ah, questo è quello che abbiamo lasciato noi a terra, apposta. Apposta, 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 apposta. Ah, raga, voglio ricordarvi anche un'altra cosa. Che se fate punto esclamativo Discord vi verrà dato appunto il Discord del mio appunto del mio canale. E in più vi vorrei condividere a brevissimo diciamo in questo weekend, non a brevissimo proprio, perché raga comunque non ce la faccio con il lavoro, riesco giusto ad andare in live, non riesco a fare diciamo tutte le side quest che richiede insomma il mondo dello streaming. Però voglio condividere con voi il pallinnesto che ho deciso per quest'anno, perché ho trovato finalmente una quadra che può andare bene per tutti. Quindi se fate punto esclamativo Discord rimanete sempre aggiornati, entrate nel canale Discord, rimarrete sempre aggiornati, insomma, su quando andrò in live e se magari farò qualcosa fuori programma addirittura, perché poi, regà, comunque mi diverto a condividere la roba, mi diverto un sacco. Quindi poi per me non è un peso. Allora, questo in teoria è appunto la missione delle megere.
dove in pratica appunto la strega gatta morta ci ha detto che comunque queste streghe sono delle chiaviche ambulanti. Lui ha trovato, infatti, ha trovato la strada. I dolcetti con i vermi. Ah, lei l'aveva detto, devi seguire i dolcetti per trovare queste megere. È vero, l'aveva detto. Morigam, noi tutti concentrati a seguire le tracce, l'impresa è un jumpscare della Madonna. E ci cacchiamo in mano, e via, si vola, si hum. Allora. Via. Sì, e si collega alla missione del... vedi? Grazie, dottore. Ma perché io veramente, ti giuro, non sapevo più come cazzo fare per fare quella missione. Ci ho trovato pure in culo alle pecore per cercare di trovare un modo per collegarmi a quella missione lì. Io, da essere sincero, avevo un vago ricordo di questa cosa che le major erano collegate con la missione del barone, però non ero sicuro. Ok. Laughed and said how tasty the best sausage I have seen. Cook's a stupid killer. Shouldn't have ate the pup. Minchia, raga, che belle finestre occhi sti bambini. Mamma mia. Ah, mi ricordo. Adesso, raga, dobbiamo giocare a nascondino, raga. Me lo ricordo. Dobbiamo trovare i bambini adesso. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassie's got tits. Giusto? Giusto? Il bambino ci vede già. Cioè, ragazzi, è pronto. Ormai è pronto. È adulto. Madonna. La ragazza nei guai, bimbi, dai. Listen, the girl I'm looking for, she's in trouble. I understand you might not want to help me, but you could try to help her. How do you know she was here? I heard she visited the witches in the swamp. But there's no witches here. There's only frogs and snakes and Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids, they're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? Maronna, signor Sangazzot. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. Oh, it was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mommy did up for me. Had dresses with flowers on them. Una volta, però. Seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, no. Actually. Daughter? My dear, sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. Yeah, dammi una mano, signora. Dai, cerchiamo un approccio più gentile. Su, via. Adesso, capelli più vicini. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Ci va a caccia. Anything from you. Aye, because I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in the corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone. Vabbè, signora, però si calmi. Cioè, nel senso, non è che li stava a molestare i bambini. Non ci sono ancora arrivato a quei livelli con Geralt, dottoressa. Cioè, nel senso. Aggiungi la capanna. E via. Mi sa che adesso dobbiamo andare a parlare con il ragazzino. E ci dovrà dire dove è Johnny. Dobbiamo fare per forza così. Che se non sappiamo. Signora! E si leva un po' dal cazzo, per favore, lasci starmi il bambino. Vabbè. Non te lo permetto. Vabbè, non me lo permettere. Fammi parlare, ti prego. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. Tu cazzo. And Johnny's made up. And stranger steel kids. Beh, quello è relativamente vero, dai, più o meno ci sta. Gli stranieri effettivamente rubano i bambini, ci sta. Dove posso trovare Johnny? Ah, just bambino, ti prego, stringi sto sughetto perché non se ne può. Be gone. Ooh.
want to talk about Johnny. One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. Immagini se è un amico immaginario Johnny. Sai che risate? Vedi a tirare la nonna, non trovo la capanna, così potrò. Va bene, ma anche tu devi fare qualcosa per noi. Ecco qua, raga, mi hai ricordato, buon giorno a nascondino con i bambini. Va bene, ci chiamano a nascondino, ma allora, raga, che pazienza che ci vuole con i bambini. Mi raga, che saltello del merda ha fatto quella? Ma che saltello del cazzo? No looking, and you have to count out loud. All your fingers, toes. E conta alta voce con le dita, anche quella di piedi. LOL. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Ready or not, here I come. Ready or not, here I come. Allora. Usi sensi per trovare i bambini. Allora, vediamo un po'. Bimbi, dove vi nascondete? Oh! Ho sentito qualcuno starnutire. Oh! Ecco. Found you. You can stop hiding. Però non è giusto, regà. Noi facciamo le corse, vi ricordate le corse? Per arrivare al punto e dire salvo. Mica che, regà, ci spaccavamo pure la clavicola pur de vincere. Ci spaccavamo l'anima proprio. Oh, c'è un altro bimbo qui. I can see you. Mica, me l'ha detto carino che era il tuo cucciolone. Baggio. Allora. Là ci sono altre orme. Aspetta. Come trovo un altro bimbo. Aspetta. Raga, mi sono perso. Io devo regare tracce rosse. Non so cazzo di seguirlo. Non so capace. Intanto regà, rubo uraro. No, lasciamo stare. Oh bimbo, dove sei? Raga, non so capace. Ah, ecco. Ah, è una bimba. Mi però che era altre raga che picchia mostri e tutto. Come cazzo fa a prestarsi a queste cose? E allora, dove trova un altro bambino? L'altro bambino per matematica dovrebbe stare di qua, probabilmente. Eccola. Non mi dica una traccia vecchia. Cioè il bambino si è nascosto dentro casa, possibile? Ma fanculo, non riesco a scavalcare, raga, non riesco a farlo. Ho le cuore, mannaggia la miseria. Ah, il bambino si fa. No, ragazzo, ma seguo le piste al contrario. Stavo andando bene, cazzo. Ah, ho le cuore, via. Ricordate la pubblicità dell'olio cuore, raga. Raga, stavo andando bene, perché io non riesco a seguire queste cazzo di... Ah, sta qua il la bambina. Gonna show us some tricks when we get to the cottage. No, we'll talk about your promise. Da, su. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promise, didn't we? Proprio i bambini. Da, sanno rispettare i patti. Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse! Eh? Penso sia il cane, non penso era un bambino Bumblebee, beh. Anche perché è un nome del cazzo, sincero, era un bambino. Povero Cristo. Bumblebee Esposito. Beh. Don't be afraid. Don't know nothing. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Dov'è Johnny? Dai. Just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? Cause he's real. He's not made up. Raga, secondo me si è immaginato Johnny, se l'è immaginato. Johnny used to be boy, cause Gran liked listening to his songs. Passava spesso, alla nonna piaceva una sua canzone. Una volta mi raccontò di aver visto una ragazza con capelli biondo scendere nella palude. Ecco. There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows. Look around. You'll see him. Thank you. Aspetta, forse Johnny esiste veramente, raga. Me lo ricordo, forse Johnny. Me lo ricordo.
me lo ricordo, allora. Bam 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 bam. Dovrebbe essere di qua. Cioè, mi ricordo che è tipo una specie di Gollum in pratica. Ah, eccolo qua, mi sembra che è un attacco di drone. Se mi sta là in mezzo, forse, se non sbaglio. È un'altra volta. Ma che cazzo faccio pure io? Madonna, aspetta, ma quella, aspetta. Strega dell'acqua. Allora, raga, non mi ricordo se sono più efficaci sanitari. Sì, forse sono più efficaci sanitari. Strega dell'acqua del cazzo. Muori! Strega di sto cazzo. Raga, ma noi livelliamo pochissimo. Estratto di veleno! Ce l'abbiamo, raga, possiamo fare la spada della vipera. Possiamo fare la spada della vipera, raga, ce l'abbiamo. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Allora. Ah, questa è la raduna. Ah, ok. Ah, ok. Ok, forse Johnny. Johnny sei qui vicino. Johnny. Show me what you got. Un'altra volta, raga, mannaggia, mi devo, raga, devo mettere un'altra volta l'estrazione. Devo rimettere il fatto dell'estrazione automatica della spada. Anche perché non c'ha senso, la devo estrarre io. Cioè, più realistico sì, però, raga, fino a un certo punto. Ok. Via. 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 No, ma ha fatto sul secondo tempo. Oh, bro, dove cazzo vai? Oh. Osce. Cracca. Madonna, raga, mi ha squartato. Oddio, cazzo, vai. Mi, raga, mi aspettavo che c'avevo il segno carico. Che pirlone che sono, un gran pirlone. Allora, aspettate che vado un attimo a lootare pure i mostri ciattoli di là. Perché, raga, abbiamo il mutagene blu ormai, sì. Però magari ci può servire ancora. No, effettivamente non sarebbe worth. Sarebbe worth per un cazzo. Vabbè, comunque non c'era niente da lootare. Johnny, dove sei Johnny? È un po' inquietante Johnny, se, non mi, se mi ricordo bene come è fatto. È un po' inquietante. Più, non, più o meno ha le sembianze di Gollum, però con i capelli lunghi, tipo. Allora. Vediamo. Tracks lead to a burrow. Wonder what's inside. Attira Johnny pure dal suo rifugio. Ecco, come cazzo attira. Chiama John. Via. Johnny? Ah, eh sì, raga, mi ricordavo. Una specie di Gollum, raga, mi ricordavo. Don't be afraid. Madonna santissima mia. Dopo, raga, questo lo andiamo a vedere nel bestiario. Così capiamo meglio. No, vabbè, come se inca... Ah, non può parlare. What's wrong? Can't talk? Why? Lost your voice? Can I help you somehow? Want me to follow you? Vabbè, vabbè, sì, va bene, va bene, ti diamo una mano. Eh no, sì, non hai mai scelta, Geralt, ma che cazzo di domande fai pure te? Cazzo di domande fai pure te, Geralt? Mi chiamo Johnny, ci fa camminare delle ore, mo, sono sicuro. No, forse no. Però Johnny me lo ricordavo diverso, sai? Vediamo un attimo, raga, Johnny com'è fatto. Perché Johnny ha una razza precisa e adesso la andiamo a vedere. Allora, il Goldling. Raga, me lo ricordavo così. Non è lui, me lo ricordavo così. Allora.
Ah, è uno spirito guardiano lui alla fine. Sono creature dei boschi che vivono in tane e ceppi dell'albero ricoperti di musica. Sono simili ai bambini per aspetto e comportamento, e come i bambini adorano fare scherzi. I Godling sono profondamente radicati al proprio territorio e agiscono come guardiani di chi vive vicino alle loro tane. Ok, quindi vabbè, sono buoni in poche parole, non sono maliziosi. Svolgono volentieri piccoli servigi per le persone protette, chiedendo in cambio rispetto e piccoli pagamenti in forma di cibo e strumenti smessi. Vabbè, ci sta, raga, ci sta. Immagina comunque nel mondo vero se esiste roba del genere, è troppo bello. Anche se volgarmente li avrebbero schiavizzati, sicuro. Ah, allora, qua ci sono dei piantagrane, ce li facciamo. Oh, ancora! Oh, raga, devo mettere l'estrazione della spada, raga, non devo dimenticare, me lo devo mettere, guarda, tutti i coglioni. Allora, mettiamo il segno del legno. Qui abbiamo il... Madonna mia, che casino che facciamo! Ok, schivato. Raga, la spada d'argento, raga, se sta a fa di cacca, se sta a fa. Stay close to me. Raga, la dobbiamo riparare con questa spada, raga. Perché ce l'avevamo presa, che comunque era disfattissima. Però... Ok. This the place? Let me look around. Raga, io Johnny me lo ricordo che aveva i capelli lunghi, che nervoso. Guess I gotta make this climb. Dovrò arrampicarmi lassù, me coglioni. Oh, madonna, raga, quanto mi amo quando faccio così. Mi amo un botto. Cioè, proprio mi apprezzo un sacco quando faccio queste cose. Ah, c'era uno stronzolo di corvo. Oh, ma è un'arpia, maremma. Che è un'arpia? Sono le arpie, cazzo. Mitiche. Ok. Allora, ragazzi, le arpie per buttarle giù dobbiamo fare come il grifone, in poche parole. Morta. Bellissimo che le posso one shottare, mi piace un sacco sta cosa. Ah, vabbè, ma neanche a fa così comunque, dai, sono facili, dai. Mutagene blu, mannaggia arpipo. Ma non ci serve più. C'è i mutageni blu, ragazzi, abbiamo fatti subito i mutageni blu, tutti li abbiamo fatti. Bottiglia e piuma di corvo. Non so perché portava che era una missione la piuma di corvo. Raga, dobbiamo riparare quest'arma comunque. Allora, fatemi un attimo mettere le impostazioni di gioco, raga. E un attimo modificarle. Ma che ne sono a proposito? Aspetta. Allora, impostazioni di gioco. Applica momento in cui... No. Distorsione visiva dei sensi, no. Mosse finali automatiche, sì. Estrae e ripone automaticamente la spada, sì. No, forse devo mettere così. Lancio rapido, sì, lancio standard, risposta al movimento alternativa. Mi ricordo se ci sono delle impostazioni ideali, non me le ricordo queste cose, sincero. Tieni, John. Here. Peter Piper picked Prince Proximo a pack of pickled peppers by the Pontar. Done celebrating? My favorite words. Life without savoring the sound of surreptitious shenanigans. Tutti e 33 trotterellando.
Vabbè, dai. Tutti e tre trottorellando. Raga, questo lo dirò tutte le notti prima di andare a dormire. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? Fratelli, è mai detto te però, almeno un pegoglioni. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favorite part of the day. Maestro di vita lui proprio, raga, è maestro di vita. Suddenly, heard a bang, so loud it couldn't have been me. And that lass appeared, out of nowhere. Young, ashen-haired, just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's hut. Quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my mourn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. Così si è diretta al villaggio. Toward the orphanage. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. Oh, that old hag don't speak to strangers, and you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me and I'm no bore. Come with me. Andiamo. Johnny, però. Andiamo rapido, papà. Su. Porco can, bambino, madonna mia. Ok, raga, sono tornato con le impostazioni di prima, a posto. Ok, tagliato in due. La striga è lenta, raga, ci mette una vita ad attaccarci. Ok. Oh, ma è tosta sta zoccoletta. È tosta veramente. Oh, asce. Un manica. Anche strazzo di veleno. Ottimo. Ottimo. Ma qua ci dovrebbe essere qualcosina, se non mi ricordo male. Ok. C'era altro? Si può entrare? No, qua non si può entrare perché è sommerso de cacca praticamente. Qua invece. Ok, va bene. Vabbè, andiamo da Johnny a sto punto. Torniamo da lui. Non ci sono mai. Madonna santa. I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. Lol. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Calm down, Gran. Don't get angry. It's not good for you. The woman I asked about earlier. Forgive me, Gran, but this fellow absolutely must talk to the ladies. No. She's not allowed. Please, it's important. The fellow will be quiet. Gran, please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Ginny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my story. Vabbè, anche perché non potevi, fratelli, cioè nel senso. Well, now I want something. Gran,
Lol, non mi sembra il caso. Since you put it that way, Johnny, I'll help him. Come with me. Perché c'hai gli occhi? Cioè, tipo, uno si chiude prima e l'altro dopo. Cioè, è inquietante forte proprio, è inquietante in culo. Johnny's a good, good lad. Though the ladies don't like him. No, foul creature, they say. Don't like him. Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Ladies lovely, with power over all. Beseech I thee. Vabbè, signor, manca a far così. Comunque, raga, che roba spettacolare. Che roba spettacolare, raga. Grafica bellissima. Bellissimo. Hold on. How dare you disturb our rest, woman? I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls. You met her. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Le fiere dei boschi. Oh, hard times are upon this white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Down Warren. It feeds on hatred and disdain. Destroy the beast, and we will be grateful. Tell you all we know about this ashen-haired maid. Dark power? You need a knight errant, or a witch hunter, not a witcher. The alderman of Down Warren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. And now our servant will bring you the dagger. E ora la nostra. Oh, vabbè, regà. Dobbiamo accettare per forza. Per forza. Move, woman. Give the young man the dagger. And you, white one, return only once you've completed the task. Oh, mistress, right. On me way. Dagger. Gotta bring the dagger. The dagger. For you. Lady told me to give it you. Here it is. The dagger. Ah, bel pugnale. Place the alderman's payment on the stone. Stone bear. Stone shear. Allora, signori, quindi grandissimo recap. Ma perché, raga, non saliamo di livello? Ma perché? Ma no, raga, guardate quanto ci manca. Oh, sempre cioè, proprio della puzza ci manca. Oh, sempre, fisso. Per arrivare a livello 6, porca puttana. Proprio la puzza ci manca ogni volta. 50 vitalità. Raga, ma io non mi ricordo che con questi mutagini si poteva fare qualcosa di diverso. Scusami, se li metto qua. No, manco questo, metto solo la vitalità. Vabbè. Allora, quindi grandissimo recap, raga. Abbiamo capito che Siri è andata, cioè stava scappando, a quanto pare.
E è arrivata appunto in questa palude e avrà parlato con le megere. Le megere sanno qualcosa, ma non ce lo vogliono dire. Non ce lo vogliono dire perché sono sempre grandi figli della mignotta, anche loro. Quindi cosa succede? Che adesso il nostro The Witcher dovrà necessariamente, il nostro carissimo Witcher dovrà necessariamente andare, come dire, a fare, a svolgere questo compito delle megere che gli hanno dato, perché a quanto pare c'è sta bestia che loro non riescono a sconfiggere. E vediamo che ore sono. Allora, raga, facciamo così. Ci proviamo lo stesso. Magari vediamo con un viaggio rapido se riusciamo ad accorciare un po' i tempi. Perché volevo fare una live un po' corticella. Ah, beh, ma è qua vicino, dai, tutto sommato. Non è lontano. Ah, beh, ma non è lontano, dai, si può fare. Minchia. Geralt è impazzito. Rooch, andiamo, via. Abbiamo una missione da svolgere. Andiamo a Pampini oggi, andiamo a Pampini. Non andiamo a Pompini, ma a Pampini. Nel senso che andiamo a salvare i Pampini. Allora. Vado, ma voi banditi, raga, non imparate mai, Maremma. Ah, che squallidi siete. Madonna, che sciabarabba che mi ha dato, raga. Vabbè, questo, ragazzi, fa easy proprio. Forse anche lui perché c'ha la spada. E noi la spada, raga, la facciamo easy, la spada. Lo batte. Madonna, che decapitazione, volo, sium! Via! Madre! Cazzo è? Ah, questo devo aspettare. Devo aspettare. Oh, allena resistenza, che demo! No, raga, ma lo scudo di legno che mi resiste al segno dell'igno è incredibile. Che, sei storto? Sei storto, non riuscivi a raddrizzarti, pezzaccio di merda. C'è una casa, ma dopo, pesanti di nuovo, due coglioni. Mi sa, raga, ci dobbiamo provare forse in una città, forse. Vabbè, dato quella è una città, effettivamente ci dovrebbe essere un fabbro di regola. Comunque dobbiamo vendere. Dobbiamo vedere se Ruggi ci riesce a trasportare, perché se Ruggi ci riesce a trasportare, raga, voliamo. C'è altro? Ma raga, forse c'è altro comunque. Vediamo un attimo, forse c'è altro. Che altro non vorrei lasciare niente indietro, raga, perché è peccato, perché poi uno quando è che poi ci ritorna su sti posti. E fa sti cazzo di rumori, oh. Tutti i coglioni. Tu come fa? Ruggi, ti sei compenetrata. Come cazzo devo salire, Ruggi? Ma porchi troi. Vieni qua. Signora, io non sono un Witcher. Sono un'esperienza. Sono un'emozione. Ok, raga, Ruggi ci lascia trasportare. Vai, si viaggia. Sale, non fa male. Come on. Ok, raga, lascia un mercante. Madonna mia. Dottore, buongiorno, sono io. Mi avete chiamato? Sono arrivato col cavallo. Nice village. Oi. A real pearl of the swamps. If you say so. You get by all right? Oi, winter to winter. Somehow we survive. Recognize this dagger? Beh, il pugnale potevano fare un po' meglio. I didn't know you belonged to them. So you know who sent me. Good. Easier that way. Forgive me. I didn't know you came from the ladies of the wood. They come meet you often? From the time of his cutting, every man is theirs. They be harsh mistresses, but they're fair. Just demanding they can be, but then... Vabbè, questi ragazzi sono poveri disgraziati, questi ragazzi si affidano a loro e basta. Who gave us seeds to plant? Round the other villages they be eating the soles of their boots, whereas we, well, we get along well enough. Ma che prezzo, però, bisogna capire.
Le hai mai viste? Ever meet the ladies of the wood? Never. They only shows themselves to the chosen. Perchance one day I too will be summoned. Mica devozione. Hear about an ashen-haired woman meeting the ladies of the wood? Well, I ain't heard nothing about that. Beg your question to the ladies and they may answer. They knows all that happens in Velen. They got informers? The woods listen for them. A lone word at an ill hour can arouse their wrath, but they hear pleas and prayers as well. Mm. Once a swineherd lost a sow, sat and cried at the crossroads. The sow ran out of the trees as if chased by a devil, straight to the swineherd. I'm supposed to help solve your problem. Tell me what it is. Just the essentials. Di che si tratta? The war awoke an ancient power. An evil one that feeds on bloodshed. Nightmares haunt our nights and days. Folks sleepwalk from their homes, never to return. Mm. Under the tree on the Whispering Hillock they lie. Unburied all. Fathers, sons, daughters, and mothers. Folk are afeard to move them. You must go there. The dark powers must be cast off. Farò, tranquillo. Ladies of the wood don't know what this power is. Sì, no, vabbè, ma assolutamente. Comunque, allora, io non so quante volte lo dico in ogni cazzo di live che sto facendo dei Witcher Calamità, però veramente, cioè, è spettacolare. Cioè, pure prima, la scena dell'arazzo era spettacore. Quello è uscito nel 2014, no. 2014 allora è uscito, 2015, non mi ricordo. Perché pure l'altra volta l'avevo cercato, poi mi sono dimenticato un'altra volta. Allora devo vendere comunque questo, devo vendere. Mi scusi? C'è qualcuno? Messo, chiedo scusa. Oh, dottore, carissimo, egregio. Questo, raga, è un gran problema. Questo è veramente un gran problema. Non riusciamo a vendere un cazzo. Facciamo così. Raga, buttiamo la merda per terra. Devo fare forza così, mi sa. Anche perché non posso smontarli da solo gli oggetti. Meditazione. No, non posso smontarli. Madonna, raga, 9,94, ragazzi. Ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? Ma che iela di merda che c'ho. Che iela di merda. Allora. Quindi, raga, abbiamo un sacco di chili addosso. Dobbiamo levare qualcosa. Raga, sempre le spade di merda dobbiamo levare. Forza. Aspetta, allora facciamo così, sempre lo stesso trucchetto per peso, no, per prezzo, cazzo sto a fare, era giusto così. Allora, questi costano 45, questi 49, vabbè, via, questi non li guardiamo proprio, magari buttando la merda delle merda, ecco, 18, lasciamo, raga, mi piange il cuore lasciare la roba per terra nei GDR, però. Ah, ma questo è più forte. Fermi, là, alto là il sudore. E vale pure di meno, what the fuck. Aspè. No, questo è più forte pure. 40-50. 42-52. Vabbè, raga, quella non la lasciamo. La mettiamo un attimo in stand-by. Questa, spada di guerriero caccia selvaggia. Vabbè, la lasciamo. Raga, lasciamo questa per terra. Lasciamo. Siamo a posto più o meno. Facciamo che prendiamo pure del loot laggiù. Dai, più o meno, dai, ci siamo. Poi se qualcosa sganciamo altre armi. Aspetta, ho letto che stanno sviluppando il qua. Ma allora, lo sai che pure io l'ho letto sta cosa, ma non sapevo se era vero o meno. Cioè, perché si diceva che il 3 doveva essere il gioco finale, cioè era il finale alla fine. Il 4 dovrebbe essere incentrato su Siri, da quello che avevo letto un po' di tempo fa. Quindi allora è vero. Era il gioco più grande della serie. Sì, però io spero che non fanno come Cyberpunk. Cioè, io quello me lo... Perché Cyberpunk è un altro titolone che mi vorrei giocare, però... Ti giuro, ho perso tutto l'hype da quando era strabuggatissimo. E ci hanno messo una vita per riparare tutti i problemi. Ci hanno messo veramente una vita. Raga, aspettate qua, saliamo un attimo di livello. Aspettate, Fammi scendere, Maremma! Allora... Ah, vaffanculo!
Oh, l'ho frizzato? Com'è possibile l'ho frizzato? Forse quest'arma c'ha qualcosa che noi non sappiamo. Sbagliato il timing, la distanza, sbagliato tutto, proprio sbagliato. Mo saliamo di livello però, Non mi ha fatto salire. Ma scusi, l'esperienza non la prendo pure con i mostri battuti, scusate. Cazzo, me lo vuoi dire? O me l'ha detto, non me ne sono accorto. E anche la mia paura, sai, chi troppo vuole nulla stringe, come si dice. Esatto. Allora, sai qual è il fatto? Poi sembra pure Starfield. Allora, io ti dico, io sono un giocatore accanito di Skyrim. Cioè, letteralmente, io ci gioco ancora. L'ho scoperto, sfortunatamente, 4-5 anni fa. Però poi da allora non l'ho più mollato, cioè letteralmente ci ritorno volentieri ogni volta, ci faccio una run ogni volta diversa. Però con Starfield mi hanno deluso un po', cioè pure Starfield lo vorrei giocare, ok? Però non con quella cosa tipo di voler giocare a Skyrim, non lo so, lo vedo troppo macchinoso, non lo so, è troppo strano. Cioè ci ho giocato per un po', ci ho capito quasi un cazzo, molto dispersivo. Però non lo so, magari l'ho affrontato io male, un po' come Dark Souls. Se Dark Souls lo affronti male, dici che è brutto. In realtà Dark Souls è molto carino. Infatti io la prima volta ci ho giocato e non mi è piaciuto. Poi l'ho giocato guardando in parallelo le live di Sabaku. E da allora l'ho apprezzato un sacco, perché vabbè, poi Sabaku ci mette della poesia, raga, attorno, che è immensa, è immensa. Però sì, comunque alla fine... io spero veramente che se esce veramente The Witcher 4, sì, non mi molli, insomma, non mi cada per terra, perché comunque, raga, con The Witcher 3 hanno fatto anche dei finali spettacolari, comunque, cioè, io veramente è stato uno dei giochi che mi sono messo a piangere al finale, cioè, veramente, sia nel finale che nel finale della parte, diciamo, romantica, insomma, perché poi... c'erano delle scelte da fare e niente, cioè comunque bello, mi è piaciuto un sacco. Allora, qui non dobbiamo fare niente, dobbiamo forse potenziare solo il personaggio. Allora. Allora, io qui direi. Allora, che dobbiamo potenziare? Scusa, ma il livello sarà sbloccato, scusami, Punti aggiuntivi specifici necessari per sbloccare 3. Aspetta, forse devo aspettare un attimo, possibile? Minchia, si è fatto giorno? Dembo, cioè, scusa, non stavo combattendo di notte io. Ma raga, la routine a volte si bugga, però, ma che è? Ah, routine. Ok, ci siamo. Allora. Ah, a proposito, fatemi leggere un attimo il fatto dell'arma. Ecco, forse per quello era andato nei menu. Perché a un certo punto, ragazzi, si è frizzato un mostro. Una probabilità di causare congelamento. Menghia. Allora, raga, la spada è distrutta. Io ho bisogno di ripararla, cazzo. Il problema è che non c'ho il kit. Non ce l'ho il kit, mi sa. Non ce l'ho proprio. C'ho il kit per le armature. Cazzo. Raga, io quasi la levo, perché questo ho paura che tipo mi si spacca. Non so se si può spaccare, non so se è possibile che si spacchi e la perdo per sempre. Non vorrei che succeda. Egon, come no closer. I know whence you come. So da dove vieni. Che cazzo ne sai, testa di merda? Oh, fuck! Chi casa aspettava? Ci abbiamo ancora il potenziamento da sbloccare. Ma lo sblocchiamo. Però dobbiamo uscire qualche altra cosa. Allora, che dobbiamo scegliere, raga? Allora, raga, io sinceramente eviterei... Allora, forse deviazione freccia proprio i umani. Sono stupidi gli umani. C'è bisogno. Riflessi fulmini. Prendendo la mira con la balena. No, mi interessa. Riducendo adrenalina dovuti ai danni subiti. Acquisizione punti di masticazzi. E a sto punto, sai cosa ti dico? Magari farei il segno dell'ardi, forse più potente. Dell'ard, scusami, più potente.
aumenta anche la rigenerazione del vigore. Beh, effettivamente, mica male. Se no, questa è la trappola. Scudo esplosivo. Quando il Queen si infrange, respinge dietro i nemici. Ok, cosa che attualmente non fa. Allora, facciamo così. Ci sblocchiamo. Un altro... no, raga, però io forse mi trovo meglio con la... Cioè, io non gioco molto coi segni. Quello è il problema. Cioè, io vorrei sbloccare solo appunto il fisico. È sbagliato, ovviamente, come gioco io. È sbagliatissimo. Però nel mio stile di combattimento non uso molto i segni. Cioè, io infatti, secondo me, raga, questa volta la build la faccio tipo agile. Cioè, prendo tutte armature leggere. Faccio armatura leggera, spada leggera e tutto. Allora. Sono solo in dubbio. Se no, raga, facciamo così. Vai, per il momento potenziamo questo. Facciamo così, facciamo così, facciamo la giocatona, facciamo. Mettiamo questo qua. Ok, intensità del segno aumenta. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Qua mettiamo invece questo. Ok. Ah, quindi per sbloccare questo dobbiamo arrivare tipo che livello? Livello 10? Livello 9. Ok, 8, 9 e 10. Ah, ok, ok, funziona così. Ok, non mi ricordavo, funziona così. Perfetto, perfetto. Ora dobbiamo solo trovare il modo di entrare. Grasso di cane, mica male. Ci serve a niente per il momento, però va bene. Accumuliamo, accumuliamo, regani, GDR, il segreto. Sento battere un cuore. Altra volta, rotto il cazzo, rotto il cazzo. Io sento un cuore, sento. Ah, scritta giapponese, che è? Ah, vaffanculo. Leggera, quindi se non ricordo male il è il gatto, esatto. Quella del gatto, perché io se non mi sbaglio la prima la, diciamo la run, quella là che ho completato proprio, che mi sono infognato pure a fare le missioni secondarie. Oh, lupo mannaro. L'ho completata. Ah, lupo, è bene. Fatto male all'anime, mamma. Concludo il discorso, aspetta un attimo. Concludo il discorso pure, però. Allora, praticamente, quello che stavo dicendo, io la prima run l'ho completata, se non sbaglio, con la scuola del lupo migliorata. Che la scuola del lupo è quella, se non mi sbaglio, media, forse. Poi c'era quella dell'orso, che era proprio il tank. Mi raga, non gli facciamo danno perché abbiamo la spada d'argento strarotta proprio. Però è la più forte che abbiamo. Donna. No! Godo, giusto, giusto. Godo! Lupi mannari fatto. Okay. Torna indietro. Mutaggio del lupo mannaro. Ok. No, là c'è... Ah, là c'è un coso del potere. Magic. A place of power. Mi sa che ci potrebbe servire. Allora, raga, devo un attimo capire una cosa. Però se non ricordo male, comunque sì, era quella del gatto. Sì, 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 comunque mi è venuto in mente. Sì, sì. Infatti stavo dicendo, la prima run l'ho chiusa con gli schemi della scuola del lupo migliorati, tipo, che erano quelli intermedi. Comunque allora, qua ragazzi, se non mi ricordo male, qua c'è da leggere perché è importante. Raga, salviamo perché non vorrei che... mi sa che ho dovuto fare il giro, forse. Non si vede una ceppa di minchia. Qui che c'è? C'è una cassa. Guanti da cercatore. Ah, vedi? Oh, qui c'è qualcos'altro. Oh, buono, 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 buono. Regà, questa è tutta roba ottima. Ottima. Raga, io ho sempre avuto questo grandissimo. Prendi un crocevia e torna in città a riparare. Se no è complicato. Potrei far così, sai. Potrei far così.
Più che altro volevo provare un attimo. Vabbè. No, no, forse è meglio che torno, sì, sennò va a finire che mi inguaio. Cioè, tipo, sto 3 ore a sclerare inutilmente. No, aspetta, hai ragione, faccio così, dai. Non ci avevo pensato proprio, effettivamente, comunque pure. Allora. Ma porco can. Allora. Oh, capisci. Non mi ricordo, ma se lo posso prendere da quel crocevia, non mi ricordo, devo andare per forza lì. Sì, tu sa per forza, sì. Allora, dobbiamo andare per forza lì. Allora. Place of power. Should draw from it. Ah, non abbiamo assorbito più. È vero, perché ci ho dato manco i punti abilità. Dopo non ci dobbiamo scordare, dobbiamo prendere un attimo il punto di potere magico. Porca puttana. The place of power. The place of power. Allora, dobbiamo andare in una città. Dobbiamo andare in una città importante. Andiamo qua un attimo. Porco cam, madonna, che rottura dei coglioni. Dov'era quel cittadone enorme? Non mi ricordo. Eccolo qui. Eccolo qua. Infatti qua abbiamo anche il fabbro. Raga, facciamo tutto. Facciamo un attimo tutto. Vendiamo la roba. No, infatti comunque non hai ragione. Era troppo. Poi sarebbe diventato veramente troppo complicato. Veramente troppo. Allora. E levatevi dai coglioni. Via, 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 via. Sono più veloce di te, sono più veloce di te. Gne, 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 gne. Allora, per il fabbro era di qua, se non sbaglio. Là c'era il barbiere. Ci sono fatti, dove là ci sono fatti il nostro bellissimo taglio. Sto andando bene, dimmi te sì, te prego. Sì, sto andando bene. Allora. No, questo non è il fabbro, questo è per potenziare gli oggetti. Vabbè, potenziamo questo. Morga, ripariamo tutto comunque. Così evitiamo qualsiasi screzio. Però il fabbro dov'è? Il fabbro allora era qua nell'angolo, forse, possibile. Casa d'asta dei fratelli. Ok, questo è per vendere forse degli oggetti così. Il fabbro deve essere qui vicino. Allora, quello è quello delle armature. Però, raga, mi ricordo c'era pure quello il fabbro vero e proprio delle spade. Allora, mostrami i tuoi articoli. Fammi vedere un attimo, bro, cosa. Allora, ripara 135. Mi fa male il cuoricino. Ah beh, però il totale, raga, per riparare tutto sarebbero 292. Raga, spendiamo quasi tutte le nostre monete, praticamente. Vabbè, che dobbiamo vendere pure, eh. Occhio che dobbiamo vendere. Quindi, bah, ripariamo gli oggetti che abbiamo equipaggiato. Sì. Sì, vai, spendiamo questi soldi, non se ne parla più. Creazione, ma vediamo un attimo se possiamo creare qualcosa. Cosa di interessante. Anche se adesso non c'è più bisogno. Allora, questa la posso mettere? Armatura del lupo. Però ci vuole l'armatura del lupo, quella normale ci vuole. Che non abbiamo. Questo è un più 16. Madò, raga, ma che cazzo ho fatto? Ma che cazzo ho fatto? Vabbè, più 16, oddio. Vabbè, dai, dai, non ci pensiamo che non è peggio. Non ci pensiamo che non è peggio. Quanti? E qua possiamo comprare un rucchino al volo. E ci facciamo i guanti da cavallerizzo che ci danno un più 8 di armatura. Ma sì, dai. Dai, facciamoli, facciamo. Fabio! Sì! Il Froschbüro, amore, il Froschbüro! Grazie per aver rinnovato l'abbonamento. Grazie, cucciolo, grazie mille. Lo so che non esce l'alert. Sì, è un problema che sta avendo Twitch. Non è colpa mia. Perché io adesso ho spostato tutti gli alert, li ho spostati su Twitch. Infatti mo questo weekend, oltre a editare TikTok, mi sa che devo rifare pure un attimo la roba del browser, raga. Devo rifarlo, devo rifare il collegamento per l'alert. Grazie Fabio, il Froschbüro, amore, il Froschbüro. Allora, abbiamo fatto i guanti. Vabbè.
Ti giuro che lo allora rimanderò tutti quanti i cosi, li rimanderò tutti poi. Quando è lunedì che magari ho sistemato tutto, li rimando tutti, promesso. Ma proprio per lo sfizio, perché si devono vedere tutti, porca miseria. Allora, stivali. Allora, questo è andato bene. Riparazione, ok. Dobbiamo solo vendere ora, regà. Dobbiamo solo vendere. Solo che mi vorrei solo trattenere la roba delle spade d'argento. Quella me la vorrei trattenere. La prova è ridicolo, effettivamente. Solo per eliminare l'argento. Non lo so. Vediamo se le vendiamo. Quanto ci tiriamo su. 55. Madonna mia. Una cosa che non sopporto, raga, di GTR, che sono troppo unfair. Troppo. Troppo unfair. Vedete, non lo so. Le spade d'argento quasi quasi le smonto. Questa è d'acciaio. Potrei pure. Polvere di zaffiro. Lingotto di acciaio nero. Non lo so. Non lo so, sì, non lo so. Non lo so, sì, non lo so. Occhio per dove le vendi, perché i venditori sono per la per selezione. No, non mi dire che aspetta. Se vendo l'armaiolo, l'armaiolo tipo me le... Cioè, quello che vende le armature mi valuta di meno le spade. Ma porco can, mannaggia al pipo, mannaggia, mannaggia al pipo. Cazzo, cazzo. Cazzo, infatti, guarda qua queste quanto le vendo, mannaggia il pipo. No, raga, queste le vendo. Ah, no, ma aspetta, no, questo è il valore su 2,46. Se te le voglio vendere, quanto mi dai? 98. Vabbè, vabbè, sti cazzi, tanto non è manco roba che diceva ben trovabile, la posso trovare. Va. Più ci pensiamo, più ci rimaniamo del merda. Vendiamo. Ok, questo invece lo dobbiamo equipaggiare. Mica ho venduto. No, non ho venduto pure la roba. No, ok, non ho venduto pure la roba equipaggiata. Ma c'hai le carte, scusami? C'hai le carte, le dottore? No? No, non ha le carte. Però ti dovrò sfidare. Ti dovrò sfidare, sicuro. Kit di riparazione armatura per principianti. Beh, l'armatura, regà. Vabbè, un kit, dai. Sennò famo gli sprovveduti e non va bene. Non dobbiamo fare gli sprovveduti. E niente, raga, ce la skippiamo la partita a Gwent, raga. Ce la skippiamo. Sì. Vabbè, pazienza, è andata così. Vabbè, per fortuna che me l'hai detto adesso, magari, perché sennò magari potevo vendere roba più. No, serio? Serio? Guarda, guarda che è stato un altro delle mie quest secondarie che mi sono piaciuto un sacco, mi sono divertito. No, sì, poi ti faccio vedere allora. Tanto comunque sicuramente mo ricapiteremo. Adesso perché voglio fare questa quest e poi staccare, perché devo ancora mangiare, tra l'altro. Però ti faccio vedere. Guarda che facile. Tu hai mai giocato altri giochi di carte tipo Yu-Gi-Oh o magari Magic? Allora, viaggio rapido. Ce ne torniamo lì, belli, belli, pimpanti. Raga, è andata così. Comunque, per l'armaio è andata così. Non ci possiamo fare granché. È andata così. Cioè, ci sono rimasto. Sincero, ci sono rimasto di merda. Comunque, ci sono rimasto di merda. Però, vabbè. Nei GTR, regà, le risorse economiche. Allora, nei GTR, regà, io sono del parere che se sei forte nell'economia, sei forte in tutto il resto del gioco. Secondo me, cioè, se tu riesci veramente a vendere bene, a fare tutto quanto in maniera eccellente a livello di vendita, sei forte in tutto il resto del gioco. Comunque. Perché là veramente non puoi porti i limiti. Se sei ricco nel gioco, sei troppo forte. Magic. A place of power. Kid. Un bambino. Ammazzato, però. Raga, ma qua bisogna fare una scelta importante. Qua, mi sa, se non ricordo male. Qua bisogna fare una scelta importante. Ok, abbiamo potenziato il segno di fuoco, che sicuramente con l'albero ci può dare una mano. Però, raga, dobbiamo ascoltare bene. Dobbiamo ascoltare bene. Questa non è una missione da fare fast. Questa dobbiamo ascoltare bene.
te. Raga, spero che si vede comunque il video, perché io vedo veramente molto scuro, non so voi. Vabbè, poi ti insegno dei trucchetti, allora, poi ti insegno dei trucchetti. Anche perché poi ogni mazzo ha un suo modo di poter essere giocato. Sei qui per uccidermi o intendi liberarmi? Dici che posso liberarti? Sono in pericolo. Children even, lying dead on this hill. Did they want to destroy you? To nature. To the forest and earth. All death is alike. Every death is equal. I cry. I wail. None listen. Raga, io oppure devo fare una cazzata. Oppure devo fare una gran cazzata, non so. Non lo so. Allora, anzi, sì, una volta ho giocato a carte in un gioco, in Final Fantasy. Ma minchia, Final Fantasy lo sai che mi manca a me? È uno di quei GDR che mi manca. Eppure quello devo giocare, assolutamente. In Final Fantasy 9. Vabbè, allora, in poche parole, alla fine comunque, i giochi di carte tutti quanti si basano che devi capire le regole e poi elaborarci sopra una strategia. Poi, in questo caso, su Gwent, ogni deck, cioè, non so se ti ricordi, ogni deck comunque tipo di Novigrad, deck dei mostri e così via, ha comunque un suo modo di essere giocato. Più o meno a grandissime linee per il momento te la posso spiegare così. Poi quando ci giocherò ti faccio vedere poi come funziona. E Morica qua, non so. Vediamo un attimo cosa dice delle Megere. What do you know about them? The sisters are older than the oldest trees. Velen is their realm. All life. The sisters live concealed. You will not find them. They hear all. You cannot hide. Non lo so. Non lo so. If you can save the orphans from the meadow, I'll help you. I will fight them. Free them. Open the door of my cage. Blood is my escape. A rite you must perform. With the black of raven feathers, the white of my bones, and a swift steed. A mare wild and free. In Meadow's pasture court. Dark as a bottomless well. Black. Le pime di corvo le abbiamo trovate in teoria. Ha cambiato voce. Ovest. Why do we need a black? The beast and I shall be as one. As when I lived, a wild steed.
Vabbè, ragazzi, se si attacca comunque a un cavallo, non può essere pericoloso. Non può essere pericoloso. Ma perché cambia voce? Non ho capito. Perché? Cercare le ossa dello spirito intrappolato sotto la collina dei sussurri. Allora, raga, sta diventando lunga la sito, però ormai c'è sti cazzi. Mica c'ho una fame che mi mangierà il microfono, porca puttana. E considerate che io dopo volevo fare pure un'altra live, perché dopo mi volevo collegare con i ragazzi di San Pietro per farci, per giocare comunque insieme. Però orco canno, non so se ce la faccio. Io mi sa che dopo, raga, dopo questa mi sa che crollo. No! Ma raga, ma mi ha sparato la merda in faccia, che schifo! Ma si è cagata in mano e mi ha sputato in faccia la roba, che schifo. No. Ok. Ah, zoccola. Allora, il prossimo, raga, sarà il segno dello scudo. Ho deciso, facciamo così. Almeno così sblocchiamo il potenziale del mutagene, che lo sblocchiamo completo. E basta. Non possiamo fare solo così. Ah, durante il combattimento mi sembra giusto. Ma questa mi spara a merda in faccia e muoio. Gohan maledetto, Maremma, su madre. E quella cinghiala di su madre ancora. Madonna, raga, sento questo nome che fa burp. Il problema è che al lavoro, raga, in genere alle 5 faccio lo spuntino come i bambini, ma oggi non l'ho fatto. Quindi sono un attimo fuori forma. Allora, orco. Ah, ecco la zoccola del merda. Allora, raga, giochiamo col Queen con le va. Giochiamo di scudo. Me volevi fa? Zoccola del merda. Boom! Ho trovato la combo vincente, raga, per vincere con sta zoccola. Ok. Le spalle. Zoom! The Witcher è così. O spegni oppure come quando ci svegliamo al mattino. Ancora 5 minuti e passano le ore. È vero. Cazzo, se è vero. Cioè, ma è più forte di me, ma perché più cazzo quel fatto? A me quello che mi è piaciuto di più di The Witcher, cosa che non ha mai fatto nessun gioco, è stato quello di farmi piacere la trama. Cioè, la trama è veramente bella. Cioè, non ti puoi scocciare dalla trama di The Witcher. Cioè, è impossibile. A meno che non sei uno di quelli che si skippa tutte le cazzo di scene. Ok, ci sta pure. Però, un minimo. Io, secondo me, io grazie a questo gioco, raga, sono stato capace di giocare a Baldur's Gate. Perché, raga, Baldur's Gate, raga, devi ascoltare tutti i dialoghi. Cioè, perché Baldur's Gate è un altro gioco che c'ha una trama che veramente, cioè, è micidiale. Infatti, poi un giorno porterò pure Baldur's Gate e lo vorrei fare addirittura, raga. Per questo sto cercando di raggiungere anche l'obiettivo. Perché vorrei fare un regalo a uno dei ragazzi di San Pietro, così che possiamo giocare tutti quanti insieme a Baldur's Gate tutti quanti insieme. Perché da quello che ho capito, due di loro ce l'hanno, però il terzo ragazzo non ce l'ha. Quindi lo vorrei regalare a lui, però dobbiamo capire un attimo. Ok, potenziato. Ma dobbiamo solamente trovare. Su quelle le ossa, mi sa di sì. Strange bones. Don't seem human to me.
Ok, le ossa le abbiamo prese. Adesso mi devo trovare il cavallo. Allora, proviamoci già il segno dell'Axi. Ok, ce l'abbiamo. Allora, io salverei un attimo, perché io non lo so se può sbucare un mostro a cazzo di cane. Noi facciamo gli spavaldi, ci proviamo e poi ci moriamo come dei grandi pirloni. Quindi vorrei un attimo evitare. Salviamo. Anche se in teoria doveva salvare già quando ho fatto l'upgrade del personaggio, se non sbaglio. Allora, no, sbagliato. Oh, l'ho detto pure. Metti il segno dell'Axi. Porchi troi. Vieni qua, Bobby. Non faccio niente. Io, raga, ne sono sicuro che questo poi si incazza, raga. Questo poi si incazza, sto cavallo. Dobbiamo, tipo, di nuovo rimetterlo a cuccia, tipo. No? Guarda, zio, se ti è piaciuto The Witcher, secondo me Baldur's Gate lo apprezzeresti molto. Però ti dico, è sempre un GDR, però ha le basi del di Dungeons and Dragons. Quindi di conseguenza devi, cioè devi seguire tutti quanti i dialoghi, ma veramente li devi seguire proprio tutti. Devi fare veramente delle scelte che siano comunque in base a quel personaggio che stai interpretando, tra virgolette. Però se ti piace la trama dei giochi, guarda che Baldur's Gate, tantissima roba proprio. Io non l'ho finito, ti dico, non l'ho finito. Non l'ho finito ancora. Ready. We can start. Raven feathers. Once I was free, I shall be free once more. I offer your remains. Once I was flesh, I shall be flesh. Certo che c'è la voce che è poco rassicurante comunque lui, eh. O lei, perché a volte cambia voce a cazzo di cane. Bello Bobby, quanto bellino. Cucciolo. Che schifo. Si è bevuto il maestro questo. Bellezza nera. Raga, io non lo so che può succedere. Non lo so che cosa può succedere, raga. Non ne ho la benché minima idea. Non so che cazzo ho combinato. Spero di aver fatto la scelta giusta. Ma famoci un'altra inzuppatina, vai, via. Raga, mo c'abbiamo la curiosità. Solved your problem. Just in case, though, avoid the Whispering Hillock for a while. Cannot be. Where's something lurking there? Ma io non sapevo. Fatevi i cazzi vostri, campagnoli. What have you done? Didn't have to fight anything or anyone. I simply freed the spirit. You did what? Freed the evil so it can prowl the world as it will. Did what had to be done. And if it returns? Ask the ladies of the wood to help. The crones, or the ladies of the wood as you call them, said to remind you about payment. Take it you know what they want?
Aye, I do. Give me the dagger. Be back soon. Devo dire che giocano a Baldur's Gate che giocarlo io. Ah, vabbè, sì. Allora ti dico, se tutto va bene, magari fra un mesetto lo dovrei portare. No, Aricchio si è tagliato. Brutto. Sì. Magari mi auguro che fra un mesetto riusciamo a fare questo regaletto, lo riusciamo a fare, insomma. Che tanto alla fine è un investimento, perché ripeto, io mi diverto a streamare, quindi sicuramente mi può fare solo che piacere comunque condividere sempre più robe, magari con altre persone, perché poi ovviamente ci si diverte di più quando si è di più, insomma. No gods nor masters watch over Velen. The land is no man's. He who wants to survive must seek his own protectors. C'è comunque questo da tagliare l'orecchio, in poche parole. Cioè, non ho capito. Cioè, necessariamente, perché lo devo offrire alle mecere. Vabbè, fate il viaggio rapido, silenzio. Mamma mia. Mamma, quella razza era vecchissimo, bro. Beh, voglio in life you're different than you were in the tapestry. Well, bring it here. È come se li tiene al collo lei, affezionata proprio, ci mette famiglia. You disobeyed us once more. We are forgiving creatures, but you allowed the children to escape. They never wanted to flee. They liked it here. They played. Your punishment must be harsh. Now silence! We must speak to the white-haired one. I know that mark. This is Anna, the wife of the Baron of Crow's Perch. She belongs to no Lei è la moglie, signore, l'abbiamo trovata! A fruit ripened in her womb. A fruit sprouted from seed sown by a man she detested. We helped her. She agreed to serve. She bears the mark. She is ours. Come. It is another woman who interests you. Speak, white-haired one. Our deal. I did my part, now you do yours. Forza, parlate. The word once given, we never break. The girl. Mousy blonde. That's what they call it. Thin as a rail, terrified, exhausted. She could barely stand, the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Mischievous, stubborn, and selfish. Vabbè, diciamo che Siri non è una che si fa mettere i piedi in testa. Vabbè, hai ragione, no, mi hai fatto... Ma io a volte... Allora, sai qual è il fatto? Che a volte quando arrivo su certe scene, poi mi viene in mente. Quindi eppure a volte mi rovino anche io il fatto di rigiocarlo, perché sfortunatamente mi arrivano sempre i ricordi, cioè mi ricordo poi le cose. Quindi, no, sotto questo punto di vista, no, hai fatto bene. Hai fatto bene a non spoilerare. Dov'è adesso? Ah, regà, ditemelo. Te prego, ce lo dovete dire, regà. Lo dovete.
We shall tell you, brave boy. Ah, flashbackone, accecatona. Minchia, raga, mi sono distrutto gli occhi. We would glimpse her likeness, a mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. A child of the elder blood. The soul seed that would burst into flame. Andrew! Grazie mille per il follow, Chicco. Grazie mille. Benvenuto. Come va? Elder blood. Il sangue della traditrice. Raga, noi abbiamo letto prima però che c'era una menzione sulla questione della traditrice. Dopo la dobbiamo andare a rileggere quella nota. Ah, Sauron pappa. Ste maiale. Ah. Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Minchia, questo è feticismo medievale assurdo, fantasy pure. Brava Siri, Siri invece vede intelligente, la sveglia. Brava, scappa figliola. Mi regà, giusto se n'è andato. Oh, aspetta. Scappiamo, no? Se vuoi? Facciamo un'azione così? Madonna, qua troppo pisini. Troppo pisini. Schippi così e si vola, si hum. Finalmente vedo qualcuno giocare a un bel gioco. Giocano solo qua. Ciao Andrew, benvenuto, caro. Benvenuto di nuovo. No, di qui c'era spettacolare, sì, la grafica è assurda, è assurda. Cioè, lo sto rigiocando veramente con piacere. Infatti ne stavo parlando prima anche con... Dio, mi ricordo, mi sono scordato il nome, scusami. Ne stavo parlando prima pure con... comunque con un altro ragazzo, mi sono scordato il nome, scusate. Però comunque sì, veramente è troppo bello, spettacolare. Raga, scusate, ma io c'ho... Cioè, in modo davanti c'ho solo... C'ho solo la pasta davanti, raga, c'ho troppa fame. Eccolo, calamita, scusami, calamita, scusami. Scusami tanto. Però veramente scusami. Ok. Vabbè, insomma, è riuscito a scappare, però cade. Però allora io espro... Allora, aspetta, mo non so se il racconto del barone viene prima o dopo. No, aspetta. Forse dopo, effettivamente. Cioè, quando scappa, forse. Che difficoltà sto giocando? Se non mi sbaglio, spada in pugno? Dovrebbe essere quella là. Se sono 4, la terza, insomma. Aspetta, vediamo. Non la passerei di liscia. Raga, faccio un bucio di loro grande quanto una casa. Dai, fatevi sotto. Chiacchiere inutili, ma vaffanculo. Ti sbucio tutta. Se si sono intrecciati, è vero, ma i frutti non sono ancora maturi. Che schifo. Che schifo, raga. Allora, raga. Allora, meno male. Allora, adesso ti dico la difficoltà, Andrew, aspetta, Ti dico la difficoltà. Allora,
Non so se è definita, ravvicinata. Lacrime e sangue, sì, la terza, mi ricordavo bene, la terza difficoltà. Che poi dopo c'è solamente marcia della morte. E niente, allora. Raga, io, sincero, mi ha fatto veramente un sacco piacere che siete passati, sia tu Andrew che Calamita. Anzi, Andrew, mi dispiace che sei venuto troppo tardi. Io in genere streamo più tardi, streamo verso le 9, però sto cercando di streamare prima adesso, nel pomeriggio. Appena torno da lavoro, attacco subito. Però devo trovare un sistema, raga, che devo pure mangiare, quindi devo trovare un sistemone, devo trovare. Comunque mi ha fatto un sacco piacere che siete passati. Raga, io vi consiglio, se volete rimanere aggiornati, di fare punto esclamativo Discord, così che potete entrare comunque nel mio server, e da lì comunque vi arrivano le notifiche, insomma, e soprattutto sabato o domenica pubblicherò quello che è la programmazione. Quindi se vi va, raga, ci sta la crema. No, vabbè, infatti. Grazie, Calamita. E quindi niente, domani comunque, raga, io ho intenzione di streamare praticamente 5 giorni su 7 rispetto magari al mese scorso. Voglio fare così, magari che per l'appunto magari ci facciamo anche più giochi, perché raga, io ho una voglia di condividere un sacco di giochi, ma il problema che è il tempo che mi manca, perché ovviamente, raga, devo anche lavorare in parallelo. Quindi niente, raga. Per il momento vi auguro una buona serata. Se vi volete recuperare comunque anche le live vecchie, raga, ci sta il mio canale YouTube, dove lì carico tutti i VOD. Quindi se volete andare a rivedere lì, mi può fare solo che piacere, almeno così. Anzi, se magari Calamita, che è un po' più esperto di me sotto questo punto di vista, magari mi può dare anche qualche consiglio, magari su qualcosa che mi sono perso anche prima, assolutamente. Quindi niente, raga, io vi ringrazio per essere passati veramente, e niente, ci sentiamo domani. Spero di riuscire a fare di nuovo la stream per le sei e mezza, più o meno del pomeriggio. Se no, in alternativa, raga, all'orario delle 9. In teoria domani siamo anche con i ragazzi di San Pietro, quindi ci facciamo anche grassissime risate. Forse domani ho anche una sorpresa per voi. Però se c'è la sorpresa, raga, si giocherà alle 9.